Allora, buonasera a tutti quanti e bentornati su Parabellum. Ho chiesto rinforzi, visto che qualcuno mi diceva da che pulpito parli di diritto internazionale. Io penso dal punto di vista delle fonti, ma visto che io non basto, ho pensato bene di invitare il professor Giuseppe Paccione, che ora ci dirà di cosa si occupa e quindi poi mi direte voi se è abbastanza autorevole per parlare di questi argomenti. Buonasera, grazie, grazie stimatissimo Mirko, capochiaro, ti seguo ogni volta che affronti delle tematiche molto importanti. Mi presento, sono Giuseppe Paccione, sono professore di diritto internazionale umanitario presso l'Università Niccolò Cusano, dove insegno la materia del diritto internazionale generale, ma in particolar modo, soprattutto in questo periodo di crisi, affronto le tematiche riguardanti gli aspetti della violazione delle norme del diritto internazionale che comportano appunto come dire, l'allacciamento delle relazioni tra gli stati stessi. Quindi, come dire, forse è una base importante dei rapporti fra gli stati. Sono anche un giornalista pubblicista e collaboro con l'Informazione della Difesa, che è una rivista dello Stato Maggiore della Difesa. Direi che possiamo cominciare. Io già sorrido perché so già dove andiamo a parare. C'erano degli altri argomenti che io volevo discutere, ovviamente, col direttore Travaglio, che non sono riuscito a completare, nonostante lui sia rimasto 2 ore, perché poi è difficile tamponare, diciamo, la sua verbosità. Tira fuori 500 argomenti. A me piace parlarne di uno, vedere con le fonti se quello che dice lui è l'interpretazione giusta e soprattutto mi permetta, professore, io voglio spiegare un attimo qual era la mia intenzione nel dibattito con Travaglio. Siccome lui aveva definito da Sciai che il ruolo dei giornalisti è quello di parlare di fatti, commentarli e permettere al pubblico di farsi un'opinione, io contestavo il fatto che se lui esprime un'opinione sua, un'interpretazione sua su dei fatti, poi la gente si basa sulla sua opinione, non sul fatto. Io volevo presentare dei fatti, mostrandoli, e vedere se uno cambiava la risposta, e molte volte l'ha cambiata. Due, se chi guarda ha la stessa lettura sua o mia, perché alla fine il discorso è quello. E ho notato molti cambiamenti in alcune letture, ne posso citare alcuni giusto perché così uno può andare a controllare. Da Sciai disse la Nuland ha dettato praticamente la lista dei ministri, lì ha cambiato in non ha proprio ottenuto quello che voleva, stava discutendo. Oppure i russi, la NATO ha violato i patti per quanto riguardava le assicurazioni di Baker, ha cambiato in patti tra gentiluomini, che poi vedremo che non significa assolutamente niente, o hai un trattato o non hai un trattato. E io ho messo le dichiarazioni di Gorbaciov, di Baker, le lettere fra Lech Wałęsa e Yeltsin, ma avevo un milione di documenti. Voglio svelare anche un altro piccolo retroscena, perché questa live ovviamente nasce dopo a quella live e mi sono preso il giusto tempo. Alcuni mi hanno detto: ah, te la sei preparata, era una trappola. Uno, sapeva che c'ero. Se non si è documentato e si è documentato su Ivan è un problema suo. Due, ma perché? Qual è il problema? Perché se qui sbuca, secondo voi, Lili, non sbuca un altro, io ho problemi a parlare con loro? No. Secondo, lui è 2 anni che parla di questa roba, ci cioè, ha scritto libri, ha fatto scrivere articoli, scrive articoli con i suoi, diciamo, consulenti. Secondo voi, se a me mi viene chiesto di parlare della live numero 290, per dire, io ho bisogno di prepararmi su qualcosa su cui ho studiato, ho scritto, eccetera. Se chiedo al professor Paccione di parlare di diritto internazionale, ha bisogno di prepararsi, lo fa da tutta la vita, cioè anche quello è un controsenso. Le ho chiesto di rispondere nel merito di cose che già lui aveva espresso, non è che si deve preparare su qualcosa che già ha espresso. E piccolo dettaglio, io ho un database indicizzato su cui lavoro da 20 anni, nel senso che a meno che l'argomento non esista nel mio database, se tu tiri fuori due nomi mentre parli, io clicco e lo trovo. E se l'ho studiato, ce l'ho istantaneamente. Quindi non importa cosa tirava fuori, poteva tirare fuori Girkin, poteva tirare fuori le manifestazioni a Kharkiv. Io ho tutta la documentazione lì. Ci sono 750.000 file, mi servono 3 secondi netti per trovare il documento. E mi piace mostrarlo, così chi guarda, voi, vediamo se si fa l'opinione
della lettura sua o della lettura mia. Io generalmente tendo a fare la lettura del documento di per sé, non è che ci metto del mio. Io leggo la dichiarazione di Gorbaciov, quella è, tanto è, poi uno si può fare la sua opinione. Venendo a questo, visto che c'erano tantissime altre cose da discutere, e visto che si parlava spesso di diritto internazionale, e ho visto anche degli ospiti da Santoro dire delle cose, secondo me, che non stanno né in cielo né in terra, ho pensato bene di chiamare il professor Paccione per vedere se uno che si occupa di queste cose ha la mia stessa lettura oppure sono io che sono pazzo. Questo è un esempio di una delle cose che volevo mostrare a Travaglio, cioè il generale Fabio Mini, in un denso articolo del 2 ottobre sul Fatto Quotidiano, e metterò ovviamente la fonte in descrizione, ha rigettato la narrativa occidentale obbligata per cui il referendum russo nei territori occupati in Ucraina è una farsa, cioè l'annessione è illegale e viola il diritto internazionale. Secondo quello che scrive Mini, potete andarlo a vedere nell'articolo del 2 ottobre sul Fatto Quotidiano, referendum e annessione non saranno riconosciuti e quindi non validi. Scrive il generale, sbagliato. I referendum e quindi i risultati sono automaticamente riconosciuti quando sono monitorati da organi internazionali. Peccato che non ci fossero. Sono automaticamente riconosciuti quando sono organizzati. In ogni caso, tale riconoscimento non è necessario ai fini della validità. Ogni paese può dire e condannare quello che vuole, ma il paese che ha indetto il referendum ad assumersi la responsabilità. Il parere degli altri è prettamente politico e non giuridico. Mi dica lei. No, è una frase poi detto da un, credo, un ex alto ufficiale delle forze armate italiane che non sta né in cielo né in terra. Perché prima di tutto i referendum che sono stati banditi, ricordo quello del 2014 in Crimea e poi gli ultimi nella regione del Donbass, sono stati sempre disconosciuti dalla comunità internazionale. Per quanto riguarda quello del Donbass, delle due province della regione del Donbass, persino l'intervento del segretario generale delle Nazioni Unite al primo incontro, anzi credo un secondo incontro in seduta ristretta del Consiglio di Sicurezza aveva appunto sottolineato l'aspetto che non andavano assolutamente riconosciuti il referendum che sono stati referendum farsa perché dietro c'era la macchina, ecco, anzi direi la manina, ecco, della Russia stessa nell'aver organizzato questi referendum. Per che cosa? Semplicemente per il fatto che l'obiettivo russo era quello di passare poi al cosiddetto riconoscimento, quindi si parla di referendum che consisteva nella autodeterminazione, quindi nel distacco, nello smembramento dal resto dell'Ucraina da parte di queste due province, e poi con il successivo passo, una volta ottenuto il referendum, quindi a larga maggioranza, a quanto pare, di cittadini che volevano assolutamente staccarsi dal resto del paese e quindi diventare degli stati veri e propri indipendenti, il secondo passo che Putin ha fatto è stato quello del cosiddetto riconoscimento, ma un riconoscimento fatto attraverso, potremmo dire, anche l'uso della forza, perché in un certo senso è stata anche usata la forza per imporre ai cittadini del luogo di votare questi referendum, non è assolutamente accettabile da parte del diritto internazionale. Per questo il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, è intervenuto in maniera forte dicendo alla Russia che quei referendum non possono dar vita a due entità statali, che purtroppo sono due entità statali, chiamati ovviamente stati fantoccio, perché poi si è visto dopo un paio di giorni, quando Putin ha invitato i cosiddetti governi fantocci nati da questi pseudo referendum, che si sono presentati da Putin e hanno firmato un trattato bilaterale. Trattato che prevede la possibilità della stessa Russia di intervenire, un trattato, diciamo, che ha una sostanza militare, di poter intervenire affinché questi paesi, nel caso in cui dovessero subire un attacco da parte delle autorità di Kiev, la Russia poteva intervenire con i propri uomini. E il riconoscimento stesso non è stato assolutamente, non ha avuto il suo essere, tranne se non della Russia, perché la Russia ha usato questa tattica
di voler usare il riconoscimento per poter avere carta libera e intervenire militarmente entrando completamente in Ucraina. Anche perché qualche studioso si è posto la domanda, ma se Putin aveva veramente intenzione di difendere queste due entità statali non riconosciute dalla comunità internazionale, come mai ha continuato e ha proseguito ad attaccare persino la capitale di Kiev? Che interesse avrebbe avuto? In realtà è stato una specie di pretesto per poter giustificare la sua decisione di intervenire in legittima difesa, perché questi due stati avevano chiesto aiuto a Mosca per poter respingere, anzi per poter essere protetti da parte delle forze militari russe. E quindi è stato senz'altro un pretesto, e il pretesto l'abbiamo avuto anche in passato con la Germania. Se Mirko si ricorda, ne abbiamo anche parlato stamattina per telefono, oggi pomeriggio credo, e proprio anche la stessa Germania di Hitler, con un pretesto, aveva deciso di invadere la Polonia, ma questa l'ha fatto anche l'Unione Sovietica nei confronti della Finlandia. Quindi, e siccome la questione, il criterio del pretesto non è motivata, anzi non viene completamente negata dal diritto internazionale, è uno strumento che va contro quelli che sono i principi fondamentali, quello appunto del rispetto della sovranità di qualsiasi Stato, dell'integrità territoriale. Così, professore, può citare gli articoli, così il pubblico indipendentemente può andare a verificare se la lettura di questi articoli è veritiera o meno, perché qui dice che in ogni caso tale riconoscimento non è necessario ai fini della validità, cioè ogni paese può indire a piacere suo un referendum in quello che è riconosciuto internazionalmente come territorio di un altro Stato, e questo ha validità. Questo scrive Migni, fattuale, scritto così. No, vabbè, il primo articolo, che è quello la base fondamentale, è quello citato proprio nell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, dove si parla del rispetto dell'integrità territoriale di qualsiasi Stato. Ed è ormai considerato questo articolo un fondamento del diritto internazionale cogente, diciamo che è una norma che non può più essere cambiata, che vale per tutti gli Stati, quindi compresa anche per la Russia. Qui dice che i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica o indipendenza politica o integrità territoriale e la sovranità stessa dello Stato, oppure in qualunque altra maniera incompatibili con i fini delle Nazioni Unite. I fini delle Nazioni Unite, proprio lì c'è scritto in maniera chiara il rispetto che vi deve essere da parte degli Stati che sono sovrani, e come tali nessun altro Stato può interferire all'interno di una parte di popolazione per imporre, attraverso anche questi escamotaggi come il referendum, per poi pretendere che grazie a quel referendum quel gruppo di persone ha deciso di annettersi allo Stato ad esempio X, quindi staccandosi dallo Stato Y. E questo assolutamente è vietato dalla stessa Carta delle Nazioni Unite, ma anche dal diritto internazionale. E soprattutto si parla anche del cosiddetto rispetto delle frontiere stesse. Le frontiere devono essere, infatti lo stesso Guterres più volte ha ribadito alla Russia di ripristinare lo status quo delle frontiere prima del 22 febbraio del 2022. Quindi questo sta a significare che cosa? Poi eventualmente ti manderò anche le fonti, ti chiedo scusa se non te le ho organizzate perché ho avuto tanti impegni durante la giornata. Però questo che significa... Poi le metterò, sì, assolutamente. Io. Quindi dammi, ecco, ti ringrazio. Quindi cosa significa questo? Significa in sostanza che quello che ha detto il generale Migni non può essere assolutamente accettato. Non perché per una questione politica, ma proprio perché per un fatto giuridico. Cioè il diritto internazionale parla assolutamente del rispetto dei popoli che si sono autodeterminati, che poi guarda caso, Mirko, l'autodeterminazione è stata voluta proprio dall'Unione Sovietica. Stalin, durante gli accordi di Yalta, ne ha parlato spesso, dobbiamo applicare questo principio fondamentale di dare la possibilità ad ogni popolo di essere indipendente. Rifacendosi a Woodrow Wilson, che aveva tirato fuori questa cosa. Esatto, i famosi 14 punti. Esatto, hai detto benissimo, ancora prima. Però chi ha voluto proprio all'interno della Carta delle Nazioni Unite la questione che tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminarsi è stato proprio Stalin, quindi l'Unione Sovietica.
Poi è chiaro che con lo smembramento, abbiamo visto, la caduta del muro di Berlino ha portato ovviamente allo smembramento di questa enorme realtà che è durata quasi credo 100 anni, quasi più o meno, quasi diciamo 80-90 anni, però da lì ovviamente lo smembramento stesso ha portato alla ragione che quei paesi che erano sotto il giogo dell'Unione Sovietica avevano reclamato proprio, guarda caso, il diritto all'autodeterminazione che è stato proprio stabilito all'interno della carta sotto proposta dello stesso Stalin. Per cui la questione di dire che i referendum possono essere motivati o giustificati, io credo che sia un azzardo, perché se facessimo così allora dovremmo fare la stessa cosa, ad esempio, anzi come è accaduto nel caso della Catalogna, o mi sbaglio? E lì esatto. Stava succedendo quello che stava succedendo, quindi uno è la stessa cosa, solo che in quel caso non abbiamo un fattore esterno come nel caso della Russia, perché in questo caso qui c'è un fattore esterno provocato da un terzo Stato che ha un obiettivo ben preciso. E sappiamo bene, Mirko, mi puoi anche confermare, che l'obiettivo primario di Putin, a Putin non interessa niente né del referendum né di proteggere le proprie popolazioni, né interessa solamente il ripristino dell'impero zarista. Lo ha sempre detto, io ricordo, lo ha dichiarato, e poi metterò le fonti per esatto. Andare a riprendere anche dichiarazioni del 2008-2001. Di Monaco, a quell'incontro di Monaco, che quando lui pronunciò quel discorso, nel momento in cui disse quella frase che l'obiettivo della Russia non è di ritornare all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma è solamente quello di raggiungere quello che è stata una volta l'impero zarista, quindi lui faceva riferimento anche alla Polonia, ovviamente sottinteso ai paesi baltici e così via. E quello che, a cui stiamo assistendo, voglio ricordare anche che Putin è un conoscitore del diritto internazionale, perché lui è laureato proprio in diritto internazionale. Ecco perché ha usato quegli escamotage dicendo che adesso noi riconosciamo questi due stati, l'accordo prevede che se questi due stati subiscono un attacco da qualsiasi altro stato, in questo caso con riferimento all'Ucraina, noi siamo in dovere, perché abbiamo firmato quel trattato, dobbiamo attenerci a quel trattato bilaterale, di ricorrere, perché ci viene fatta la richiesta, infatti c'è stata questa richiesta da parte dei governi, poi ti mando anche questi documenti, dei governi, dei rispettivi, diciamo, governi fantocci, ripeto, non riconosciuti dalla comunità internazionale, tant'è vero che si sono, tranquillamente Putin ha usato questo stratagemma per poter ovviamente iniziare una vera e propria aggressione che lui aveva chiamato operazione speciale militare, che è stata anche quella una scusante vera e propria da parte di Putin. Quindi è la stessa cosa, è valsa. Quella famoso annuncio, c'era, se ricordo, Ranarishkin, il capo dei servizi, che dice sì, io sono favorevole all'annessione, e Putin lo corregge dicendo no, non è questo il topic, era il riconoscimento, cioè aveva già svelato, facendo una gaffe bestiale, che in realtà li volevano annettere, non semplicemente riconoscere. Io avevo una scaletta, ma sì, ne approfitto, perché Lord Poison 1 ci chiede: avendo violato il trattato sull'integrità territoriale ucraina, fatto in cambio il discorso del cambio dello scambio con le atomiche del 94, trattato di Budapest, memorandum, sì, la Russia non dovrebbe essere presa in mente in guerra con Gran Bretagna, USA e confirmatari? Questo faceva parte degli argomenti che volevamo discutere, perché la prima domanda che io ti ho posto è stata proprio quella, ma non scattava il casus federis in questo caso, e quindi andrebbe spiegato il perché? Ma perché la domanda è molto interessante, però guardiamo anche un aspetto, soprattutto il fattore, il contesto storico, perché qui parliamo degli accordi di Budapest del 1994, allora non c'era ovviamente Putin, quindi c'era una realtà ben diversa, la Russia che uscì ormai da una situazione di crollo totale dall'89, con la perestroica di Gorbaciov e la glasnost, anche le famose due parole di cui hanno scritto tantissimo gli studiosi, gli storici, eccetera. Chiaramente però non è che possiamo dire che quel trattato, a parte il fatto che è un memorandum non vincolante sul piano giuridico, ma è solamente un trattato politico, e quindi non ha un valore, ha solamente, diciamo, un valore di carattere vincolante però sul piano morale, del rispetto che vi deve essere, insomma, tra gli uomini, gentleman della politica, che decidono di adottare
di anzi, hanno deciso di adottare questo accordo di Budapest anche per, come dire, concordare alcuni aspetti, soprattutto riguardava la sicurezza della presenza di arsenali atomici in Ucraina. Qui ovviamente il bravissimo Mirko può spiegare in maniera dettagliata questa questione della presenza di queste testate nucleari, perché si trattava prima di tutto di salvaguardare la sicurezza dell'intero, anche per evitare che potesse finire in mani sbagliate. E quindi fecero questo accordo dove la stessa Russia propose ovviamente la piena garanzia e sicurezza, e quindi che non doveva assolutamente aggredire l'Ucraina in futuro. Questo è quello che prevede brevemente questo accordo, che io qui questo memorandum di Budapest, che è composto credo da 6-7 punti. Che non quindi, è firmato a Mosca, no? No, no, assolutamente. No, voglio dire, però le firme sono ovviamente di Boris Yeltsin, perché era il presidente, il primo presidente della nuova Russia, ovviamente credo John Major c'è scritto, poi Clinton, e poi per l'Ucraina credo che, metto gli occhiali perché non vedo, Kuchma, eccetera. Quindi questo diciamo che è un accordo, tant'è vero che questo accordo non è stato nemmeno registrato presso l'ufficio dei trattati internazionali delle Nazioni Unite, perché tutti gli accordi degli stati bilaterali, multilaterali, organizzazioni internazionali fra stati, organizzazioni o viceversa, oppure vengono tutti registrati presso l'ufficio delle Nazioni Unite. Invece per quanto riguarda questi accordi politici, questi non hanno la necessità di poter essere registrati come tali. Per cui gli accordi, questo accordo è un accordo, ripeto, di carattere politico, e potremmo dire è stato fatto apposta come valvola di più sicurezza attorno a quella situazione nella quale l'Ucraina aspirava ovviamente a diventare totalmente indipendente, perché per circa 70 anni e più era ovviamente, voglio ricordare anche che l'Ucraina assieme alla Bielorussia sono state membri permanenti del Consiglio di Sicurezza assieme all'Unione Sovietica, questi in base anche ad accordi, durante gli accordi appunto di Yalta si era anche guardato lo stesso Stalin di poter, come dire, ecco, tenere questi due paesi grandi, perché sono paesi, come ben sappiamo, abbastanza grandi e di un certo interesse da parte dell'Unione Sovietica. Poi, ripeto, questi accordi hanno dato vita appunto a questa sicurezza, perché si parlava già dal momento in cui c'è stata la caduta del muro di Berlino, quindi lo smembramento dell'Unione Sovietica, la prima preoccupazione della comunità internazionale è stata quella di fare in modo che si venisse a cernierare attorno a queste testate nucleari in Ucraina, e quindi affidarla ad un paese come la Russia, che è un paese potente, che ha molti arsenali nucleari anche nel proprio paese, e con le garanzie, la garanzia soprattutto di sicurezza dello Stato ucraino, quello che l'Ucraina ha voluto. E che la domanda è questa: allora, se quelli che hanno firmato non fanno scattare il casus federis, perché non era un impegno vincolante, allora la Russia era vincolata dal rispetto dell'integrità territoriale? Lo so che assolutamente, beh, l'integrità territoriale è fondamentale, non è perché lo dice questo accordo o altri accordi che si sono avuti negli anni, ma è la base proprio giuridica del diritto internazionale generale, e anche ovviamente, come ho citato prima, la Carta delle Nazioni Unite, dove si parla appunto del rispetto dei territori stessi. Cioè l'Ucraina ha voluto, perché se no l'Ucraina poteva dire no, le testate ce le teniamo noi, perché non abbiamo fiducia nei confronti della Russia. Però, ripeto, era un contesto ben diverso rispetto a quello attuale, perché allora c'era Boris Yeltsin che aveva, come tu ben sai, buoni rapporti con l'Occidente, soprattutto con gli Stati Uniti. Sappiamo anche di quel bellissimo incontro tra Clinton e Boris Yeltsin, che durante la conferenza stampa faceva delle battute scherzose e Clinton, insomma, è scoppiato a ridere. Ed era, si parlava anche di una bellissima, come dire, distensione, ecco, a livello del nuovo mondo, del nuovo ordine mondiale. E tra l'altro lo dico, se anche questo non valesse,
hanno firmato altri trattati, tra cui il più importante, il trattato di amicizia e cooperazione e partenariato tra la Federazione Russa e Ucraina del 97, detto anche il grande trattato, dove lì ci sono degli impegni molto più importanti, anche e soprattutto perché fu siglato pochi giorni dopo l'accordo sulla flotta del Mar Nero, cioè il permesso alla Russia di mantenere la base di Sevastopoli, non mi ricordo se per 30 o per 50 anni. No, perché spesso mi chiedo, ma perché Gran Bretagna e altri non sono intervenuti, perché il caso Sfederis non valeva? Perché era basato su quel memorandum lì, non ci sono altri impegni, cioè non era un impegno vincolante. Infatti, per loro. Quello che abbiamo detto poco fa, non essendo un trattato vincolante, è chiaro che questi paesi che hanno firmato, Gran Bretagna e Stati Uniti, non sono, diciamo, in dovere di intervenire. Tutt'al più possono intervenire perché, ripeto, adesso ormai questi trattati in un certo qual modo sono diventate carta straccia, perché con la situazione attuale e con il conflitto ancora in corso, e quindi adesso si sta pensando a un post-Putin, a nuovi trattati internazionali che diano maggiore garanzia, anzi una garanzia, non dico al 100%, ma al 1000 per 1000, per garantire che non si ripeti quello a cui stiamo assistendo ancora oggi. Certamente i paesi, però ovviamente lì nel trattato nell'accordo di Budapest si parla anche dell'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel senso che in una situazione nella quale la Russia avesse invaso, diciamo, l'Ucraina, è chiaro che lì chi spetta il compito della sicurezza internazionale e della pace, se non al Consiglio stesso. E quindi l'intervento del Consiglio di Sicurezza, che può adottare tutti gli strumenti necessari per fare in modo che un'aggressione non abbia, diciamo, non divenga reale. E questo è anche fondamentale. Ecco perché questo trattato, di cui tu hai citato, sì, dimmi. Domanda estemporanea. Siccome io non ho doppi standard, io considero l'aggressione americana dell'Iraq con il caso Sbelli delle armi di distruzione di massa al pari di quello che hanno fatto i russi, perché alla fine era una scusa. Questo lo dico perché in Italia spesso c'è il benaltrismo, e allora loro hanno fatto quello. Io lo dico sempre, un ladro più ladro fa due ladri. Quelli sono errori americani, fra l'altro non seguiti dalla NATO, perché ricordiamoci che la seconda guerra l'hanno seguita alcuni paesi su accordi singolari, tipo l'Inghilterra. Non c'era più la NATO, perché non c'era più il diritto internazionale rispetto al primo intervento, che fra l'altro a cui non seguì un'invasione dell'Iraq, cioè sì, mandarono via gli iracheni dal Kuwait e finì lì praticamente. Poi vabbè, Saddam ne ha approfittato perché disse che aveva bisogno degli elicotteri delle forze armate per ristabilire l'ordine, e ci fu lo stesso generale Schwarzkopf che disse ci fregò, perché in realtà praticamente buttò giù la protesta, no? La gente che voleva ribellarsi. Questo per far capire che io non ho doppi standard. Quello era un errore, questo è un errore, proprio su questo che bisogna ragionare. C'è una colpa nostra ovviamente nei 20 anni precedenti, perché secondo me il sistema internazionale ha cominciato a scardinarsi dei primi anni 2000, i russi sono semplicemente l'ultima di queste aberrazioni, però un ladro più ladro sono due ladri, quindi non si può avallare questo perché qualcun altro ha rubato, perché sennò andiamo tutti a rubare perché vediamo uno che ruba. Certo, pienamente d'accordo, no? Ma infatti è fatto bene, anzi benissimo, a citare anche le due vicende della famosa guerra del Golfo. La prima era, anzi ed era anche una novità, perché con la caduta, ripeto, con la caduta del muro di Berlino avveniva lo scioglimento, ecco, potremmo dire, della guerra fredda, e quindi la compartecipazione anche dell'Unione Sovietica, allora ancora l'Unione Sovietica, di intervenire in una situazione nella quale Saddam Hussein aveva, ecco, aggredito, quindi non solo aveva minacciato qualche giorno prima, e la minaccia è già considerata in sé per sé un atto aggressivo nei confronti di uno Stato sovrano, ma soprattutto quando ha aggredito e occupato, quindi siamo in una situazione nella quale con l'aggressione si viene a costituire la cosiddetta occupazione bellica, cioè l'occupazione mano militare, l'occupazione con lo strumento della forza nei confronti di un paese, rivendicando, ecco, la, più o meno potremmo quasi paragonare la vicenda attuale, quella Ucraina e Russia, dove la Russia rivendica, insomma, i suoi territori per una questione del passato, e la stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda Saddam Hussein, che aveva considerato quell'intervento
intervento militare perché in base ai fattori storici quella provincia, quel lembo territoriale indipendente apparteneva alla provincia, alle altre province dell'Iraq. È chiaro che qui, in quel contesto, si riunì il Consiglio di sicurezza, ci fu per la prima volta, anzi non ci fu nessun veto, si diede, a parte il fatto che sono state adottate una serie di risoluzioni, perché prima di passare all'uso della forza armata è necessario che il Consiglio di sicurezza debba prima di tutto accertare se vi è una violazione della pace e della sicurezza. Una volta accertato questi elementi, che sono elementi reali, è chiaro che in un secondo momento procede ad agire nei confronti, ad esempio nel caso dell'Iraq, con una, diciamo, con un intervento non militare, ma un intervento di carattere, ad esempio, sanzionando il paese, rompendo le relazioni diplomatiche, le comunicazioni, eccetera. È chiaro che se per il paese continua a persistere nell'ottenere occupato un paese che non gli appartiene, quindi violando l'indipendenza di quel paese, è chiaro che lì subentra il famoso articolo 42 del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, dove il Consiglio di sicurezza, vedendo la situazione, diciamo, in forte stallo, può intraprendere qualsiasi strumento, persino anche lo strumento delle armi. Ovviamente è perché il Consiglio di sicurezza è delegata a far rispettare la pace e la sicurezza internazionale. E lì, in quel caso, diciamo che si era conformato il rispetto di quello che la Carta delle Nazioni Unite stabiliva, che il Kuwait aveva chiesto aiuto, e quindi la comunità internazionale era intervenuta perché la richiesta del Kuwait, del governo di Kuwait, che poi, come tu ben sai, era stata costretta ad esiliarsi verso Londra, e quindi come tale era ancora riconosciuto come governo, la prima cosa che aveva chiesto: chiedo aiuto alla comunità internazionale e faccio appello al famoso articolo 51 che riguarda la legittima difesa sia individuale che collettiva. Lì è chiaro che è intervenuta la comunità internazionale, tra cui anche il nostro paese, e hanno mandato via le truppe irachene e hanno ripristinato lo status quo ante del Kuwait. Nel caso della seconda situazione del 2003, lì è chiaro che c'è stato un certo comportamento da parte degli Stati Uniti, credo che era Bush Junior, se non ricordo male, come presidente, che si avvallava del fatto che l'Iraq detenesse armi chimiche. Si ricorda il famoso anche Antrace che il segretario di Stato Powell presentò al Consiglio di sicurezza perché chiedeva al Consiglio di sicurezza una risoluzione che desse carta bianca agli Stati Uniti e alla coalizione che gli Stati Uniti stava cercando di formare per attaccare direttamente Saddam Hussein. Lì c'è stato, ovviamente, la maggior parte degli internazionalisti, una certa violazione della Carta delle Nazioni Unite, perché comunque Saddam Hussein non stava nel 2003 aggredendo un altro paese, e possiamo dire che c'è stata anche una interferenza negli affari interni di un paese da parte degli Stati Uniti con l'uso della forza militare. Poi si era trovato, insomma, un compromesso, sappiamo bene, con la politica. Poi voglio ricordare che il Consiglio di sicurezza è un organo politico, viene chiamato infatti organo politico onusiano. Purtroppo, professore, non si tiene in mente e in conto, soprattutto gli americani, cosa questo poi potrà comportare in futuro, perché fa praticamente da vaso di Pandora. Io vorrei parlare di un altro punto, secondo me, fondamentale, sì, che è quello che io avevo contestato a Travaglio, cioè lui diceva in una delle possibili, diciamo, risoluzioni della questione ucraina era che l'America dichiarasse la neutralità ucraina. Ora, a me mi si sono drizzati i peli delle braccia, i capelli che mi sono rimasti per questo discorso. Io lo ammetto, giusto, ripetita Juvent, ma giusto per far vedere questa cosa, perché Non ho ben capito esattamente come può un paese dichiararsi per un altro paese agendo praticamente come organo sovranazionale, cioè non mi sembra che torni molto. Io lo faccio vedere giusto per tanto, una mini clip. Non ci sarebbe stata se gli Stati Uniti avessero dichiarato pubblicamente che l'Ucraina restava neutrale e che il Donbass e la Crimea diventavano zone autonome come il Trentino Alto Adige. La guerra. Io volevo chiedere
lo sai che sbaglio sempre fra lei e tu, perché ci siamo accordati per il tu, ma quando c'è un professore davanti mi viene sempre il lei. Ha senso una frase del genere? Può un paese dichiararsi per un altro? No, non ha senso, e mi permetto di dire, anzi, faccio un invito al giornalista Travaglio, direttore Travaglio, che stimo, d'altronde siamo anche colleghi giornalisti, insomma, che ogni tanto non fa male aprire un manuale di diritto internazionale. Perché gli Stati Uniti, ma nessuno Stato, può decidere quello che deve fare un altro Stato. Perché qui, come ho detto prima, si rischia di violare la domestic jurisdiction, cioè la giurisdizione, il dominio riservato di ogni Stato. Nemmeno il diritto internazionale entra in merito. Quindi, che significa che gli Stati Uniti dovevano chiedere al governo di Kiev di applicare la neutralità? Non spetta al governo statunitense o al governo italiano o a San Marino, eccetera. Assolutamente. Gli stati sono completamente indipendenti ed eguali sul piano orizzontale di quello che noi chiamiamo la vita sociale internazionale. Cioè non vi è un distinguo, nessuno, ma nemmeno, ripeto, nemmeno come dire, la Cina può permettersi di dire al Vaticano o al Papa quello che deve fare o non deve fare, se rimanere neutrale oppure no, il Papa per dire il Vaticano, eccetera. E io credo, mi dispiace dire questo, che manca più o meno una conoscenza delle materie giuridiche e credo anche storiche da parte di un bravissimo giornalista che reputo veramente bravissimo, però dire queste castronerie, perché le reputo castronerie, anzi significa proprio manifestare, come dire, una superficialità nel senso buono del termine, non mi voglia del male il direttore Travaglio, perché questo significa, ecco, dare una comunicazione sbagliata all'opinione pubblica, ma anche, devo dire, anche a quell'opinione pubblica che è molto attenta, mi riferisco a tanti studiosi dell'ambito giuridico. Come dire, non so se ti ricordi, Mirko, non ricordo, quella professoressa di filosofia in una trasmissione della Sette, dove c'era anche Mieli, c'era anche una rappresentante dell'Istituto Affari Internazionali, la quale disse: io penso che la NATO abbia annesso il territorio della Finlandia e della Svezia, e lo potete vedere su internet. Cioè, io sono l'ho mostrato il fatto che Cioè, già il termine di dire, la volontà di entrare nella NATO da parte dei finlandesi era al 30% pre-guerra, non gli fregava nulla, poi è salita all'80% dopo la guerra, e hanno votato in Parlamento. Cioè, questa idea dell'annessione, andate a vedere il termine annessione per quanto riguarda questioni militari, rispetto a adesione per voto e mandato popolare di un Parlamento, sono due cose completamente differenti. Il fatto che persone si esprimano su queste cose utilizzando delle terminologie assurde già fa capire che dietro c'è una volontà di distorcere i fatti. E non è buono, perché quando si dice che la NATO vuole annettere i territori, io in quel momento, il povero cittadino che non conosce la materia internazionalistica, può pensare che la NATO è uno Stato. La NATO è un'organizzazione internazionale atipica, a carattere regionale, voluta dalla volontà, dalla manifesta volontà degli Stati. Le organizzazioni non nascono così come dei funghi. La NATO è nata perché nel 49, come ben sappiamo, perché l'obiettivo era quello appunto di proteggere quella parte del continente europeo da una realtà ben diversa. Qui siamo in un contesto storico degli anni del dopoguerra. Però, detto da una professoressa che insegna filosofia del diritto, io reputo veramente, non lo so se l'abbia fatto in buona fede o in cattiva fede, questo non lo posso sapere. Ma dichiarare che la NATO ha annesso i territori significa in sostanza che la NATO è andata lì, ha aggredito quei due paesi, e da ora in poi quei paesi si chiameranno NATO Finlandia, NATO Svezia. Cioè, è questa disinformazione che, ti dico la verità, mi preoccupa. E tu fai bene, lo dico perché sei una persona che veramente molto preparata, fai bene a dare notizie precise, con fonti, con documentazioni, perché quello che manca all'opinione pubblica italiana è le fonti. Io sono come te, molto opinioso, molto attento. Io, se devo dire o devo scrivere un qualcosa, cerco di attenermi alla documentazione che raccolgo, che mi procuro,
e verifico se quella documentazione è veritiera oppure no. Se mi dice che nero è nero, non si discute, non puoi dire che no, quello è bianco, non è nero, assolutamente. Per cui io credo, e fai benissimo, ripeto, che questo modo di dire, a parte il fatto che, perdonami, ma mi dà fastidio quando si deve sempre accusare gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America hanno le loro responsabilità, hanno sbagliato negli anni, hanno fatto anche nel 2017, ti ricordi quando Trump diede ordine a due navi da guerra, adesso non ricordo il loro nome, può darsi tu di sì, quando colpì la Siria, perché si pensava che in quel paese ci fossero delle fabbriche di chimica dove costruivano armi chimiche, e quindi ci fu addirittura una violazione da parte degli Stati Uniti di aver colpito con delle navi un paese, quindi attraverso il lancio dai propri cannoni, quella è già una vera e propria aggressione, perché anche se non viene l'aggressione, non si deve intendere l'aggressione fisica con la presenza di forze militari come sta avvenendo in Ucraina. E lì, per esempio, gli Stati Uniti hanno avuto una grossa responsabilità, c'è stata anche la condanna dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di aver, insomma, c'era Trump in quel periodo, di aver agito al di fuori del capitolo settimo della Carta delle Nazioni Unite, che è quel capitolo importantissimo dove si parla della responsabilità della pace e della sicurezza internazionale che spetta solamente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Solo il Consiglio può decidere il da farsi di una situazione di crisi e poi ovviamente seguendo tutti quelli che sono i dettami contenuti in questo famoso capitolo settimo, che è quello proprio importante anche della situazione attuale. Come tu ben sai, il Consiglio di sicurezza è paralizzato sulla questione ucraina, perché c'è anche il problema del diritto di veto. E il diritto di veto è fotografia di un sistema molto vecchio che ovviamente crea molti problemi. Infatti, ci sono anche dei, visto che l'hai citato, ci sono dei dualismi, nel senso che furono proprio i russi nel 47-48 a sforzarsi di ottenere due voti indipendenti, uno per l'Ucraina e uno per la Bielorussia come stati indipendenti, e ora dicono che l'Ucraina non esiste, cioè quando fa comodo il voto c'è e riconoscono uno stato indipendente, e ora invece no. Io volevo anche portare altri due punti che secondo me sono fondamentali, perché sono tutti collegati. Gli americani dovevano dichiarare che l'Ucraina è uno stato indipendente e neutrale, che non può, perché proprio per diritto non si può. Cosa interessante, gli ucraini l'hanno fatto da soli. Nel senso che Yanukovych nel 2010 firmò una legge che dichiarava che l'Ucraina aveva uno stato non allineato. Poi questa cosa è stata rimossa il 23 dicembre 2014, dopo Maidan, dopo la Crimea, e si capisce anche il motivo. Quindi se l'erano anche messa la neutralità in Costituzione, tra l'altro. Quindi è molto interessante. L'altra cosa interessante, che secondo me, è il fatto che Travaglio dice bastava che riconoscessero il Donbass, cosa che poi è stata fatta, perché a un certo punto riconoscono il Donbass, ma addirittura che dice bastava riconoscere l'indipendenza della Crimea. La Crimea ha una costituzione, una repubblica praticamente autonoma dal 1998, cioè gode di uno statuto addirittura dove si gestiscono le finanze da soli, che è ben al di là addirittura del Trentino Alto Adige, addirittura dei Länder tedeschi, quindi era già indipendente e si autogovernava, quindi anche quella cosa lì o non lo sa o volutamente nasconde un po' la cosa, perché mi sembra strano. Io lo dico, io seguo Travaglio dal 2001, dal libro L'odore dei soldi, lo posso citare a memoria praticamente su ogni blog che ha fatto, ho letto tutti i suoi libri, li possiedo, e io ho imparato il metodo da lui, cioè nel senso, io quando ho visto lui da ragazzo, ero molto più giovane, 19 anni fa, ho detto, cavolo, voglio fare le cose come le fa lui, cioè uno che ti tira fuori tutti i documenti giuridici, quando beccava, che so, Veltroni a dire cavolate, lo sbugiardava, quindi essenzialmente il metodo io l'ho un po' preso da lui, cioè di essere puntiglioso e, come dice lui, rompi i coglioni, giustamente. Quindi mi pare strano che non sappia questo genere di cose, quindi do più per scontato il fatto che cerchi di occultare un certo bias. L'altro è che il Parlamento ucraino aveva garantito il 16 settembre 2014 l'autodeterminazione a governarsi alle regioni dell'est, e questa cosa è stata rifiutata dai separatisti. L'altra cosa invece secondo me molto interessante è il fatto che
a un certo punto tutti si lamentano del fatto che le esercitazioni nella NATO, con la NATO dell'Ucraina, violano la neutralità dell'Ucraina. E qui mi devi spiegare te se un paese ha diritto o meno di addestrarsi con chi gli pare oppure no, ma soprattutto il doppio standard, nel senso, se questo viola la neutralità dell'Ucraina, e vi ricordo che le esercitazioni sono successive al fatto che hanno già abbandonato la neutralità, ma soprattutto perché violano se ci sono 1200 uomini della NATO, ma l'Ucraina è neutrale se ha dentro 30.000 soldati russi a Sevastopoli? Cioè la neutralità è violata solo se ci sono militari occidentali, perché se no è un doppio standard anche quello. Quindi la mia domanda è, uno, se un paese ha il diritto di addestrarsi con chi gli pare, e due, se la presenza di militari di una parte o dell'altra esterni a quel paese ne violano lo status di non allineato. Ma la questione della neutralità non comporta che uno Stato debba essere, come dire, chiuso nel proprio guscio e basta. La neutralità comporta che uno Stato non deve essere parte di un conflitto, ma al suo interno può fare quello che vuole. Cioè a dire che se l'Ucraina ha deciso, e quindi è la libertà che si dà ad un governo riconosciuto, non solo al suo interno perché il popolo democraticamente elegge il proprio governo, ma è riconosciuto anche dalla comunità internazionale, il diritto internazionale non vieta assolutamente la possibilità da parte di un paese che non è membro della NATO di poter, diciamo, stipulare un accordo chiamato partnership, ad esempio, di avere la presenza, ad esempio, di 800 uomini addestratori della NATO per formare il futuro esercito o l'esercito attuale, futuro, oppure migliorare l'addestramento dei propri uomini, perché è un diritto sacrosanto. Fino a quando c'è la base, il consenso dello Stato interno, dello Stato, ad esempio, ucraino, nei confronti di un'organizzazione internazionale quale la NATO, non è assolutamente una violazione, o perché, come qualcuno ha sostenuto, la NATO è responsabile, la NATO è così, la NATO... No, lì c'è alla base, tant'è vero che voglio ricordare che c'è stata anche una partnership con la Russia per quanto riguarda la NATO, proprio perché la Russia era, sia con la Russia, anche la Russia e l'Ucraina, hanno fatto due accordi separati, sempre dello stesso tono. Appena li ho, te li invio molto volentieri, questi due accordi bilaterali della NATO, del NATO-Russia e NATO-Ucraina, dove appunto si specifica che la richiesta di due governi, di Mosca e di Kiev, era quello di avere gli uomini della NATO per poter addestrare i propri uomini. La Russia l'ha fatto per il semplice fatto che c'era la Cina, perché con la caduta del muro di Berlino, lo smembramento dell'Unione Sovietica, la paura di Mosca era quella della Cina. Che la Cina potesse avere, essendo un paese abbastanza immenso, con più di 1 miliardo di persone, aveva creato un po' di paura e di timore. Ecco la decisione del partenariato che fu fatto tra la NATO e Mosca. Ma attenzione, fu Mosca a richiedere alla NATO di poter avere un accordo bilaterale per poter formare le proprie truppe. E la stessa cosa ha fatto anche Kiev. Ma la questione della neutralità non comporta il fatto che uno Stato che non partecipa, ripeto, la neutralità riguarda la questione che quello Stato X deve tenersi lontano dalle questioni belligeranti. Cioè si sta per conto proprio e non solo, non deve nemmeno ospitare, e adesso ti cito un caso, ospitare una delle parti belligeranti, per esempio la presenza di forze militari sul proprio territorio, come è accaduto nel caso della Bielorussia. La Bielorussia, nella questione della Bielorussia, C'era scritto, perché poi ovviamente il presidente, con un parlamento un po' fantoccio, perché alla fine chi decide è sempre il presidente della Bielorussia, avevano deciso di cancellare dalla loro costituzione la parola neutralità, perché la parola neutralità indica appunto che non vi deve essere la presenza di forze militari, ripeto, tranne nel caso di prima, che se c'è tempo di pace si può fare quello che vuole. Se c'è una richiesta per motivi addestrativi, non è vietato, il diritto internazionale non lo vieta assolutamente, anzi dà la possibilità agli stati, perché sono decisioni che i governi sul piano politico adottano e poi lo trasformano. Sì, io qui volevo, attraverso.
far notare un paio di standard doppi, sì. La Svizzera, mandare, nessuno credo contesti la sua neutralità. Questa questione è stata dibattuta anche da Parsi e da Travaglio in TV, e anche quella è una cosa molto interessante. L'articolo 11, se non piglio errore, sul discorso della Costituzione, cioè che l'Italia non può inviare armi. Non ricordo che il direttore mosse alcunché quando gli italiani mandarono le armi ai curdi. Nel senso, se il precedente è quello, quando mandammo le armi ai curdi nessuno disse siamo belligeranti o cose del genere. Questa cosa viene fuori soltanto nel discorso dell'Ucraina. Secondo, Parsi, secondo me, tirò fuori un'obiezione giustissima, cioè gli disse mi indichi dove nella Costituzione c'è scritto, e lui disse alcuni costituzionalisti dicono, ma qual è l'interpretazione di costituzionalisti, non quello che c'è scritto nella Costituzione, cioè si parla di opinionismo, non di quello che c'è scritto letteralmente. Quindi si rimane sempre su quel genere di cose lì, finché non verrà modificata la Costituzione. È sempre un doppio standard parlare di questo genere di cose, soprattutto col discorso che mandammo le armi ai curdi, e nessuno mi pare che si mise a discutere di questa questione. Siamo in guerra perché abbiamo mandato le armi ai curdi. Allora, prima di tutto, i curdi sono un movimento insurrezionale che reclamano il diritto all'autodeterminazione. I movimenti insurrezionali sono riconosciuti dal diritto internazionale, cioè non è un movimento terroristico, è un movimento, un gruppo di persone che rivendicano il proprio diritto a darsi un assetto politico, economico, sociale, culturale e così via su un lembo territoriale, costituendo, ovviamente che poi dal movimento insurrezionale si viene a costituire anche un futuro governo, tutti gli apparati dello Stato, eccetera. È chiaro che quel movimento istituzionale può chiedere tranquillamente supporto da parte di paesi terzi, ripeto, sempre nel rispetto della questione che questo è il movimento istituzionale. Ne abbiamo avuto tanti di esempi, anzi abbiamo avuto anche con il colonialismo, lo sai, quindi la caduta durante il periodo della decolonizzazione, no? Tra gli anni 50 e 60, quanti movimenti istituzionali abbiamo avuto nel continente africano e non solo, anche in Asia, eccetera, che hanno rivendicato il loro diritto di potersi difendere. È chiaro che questi movimenti, purché, ripeto, abbiano solo il preciso compito, anzi il preciso scopo di autodeterminarsi, non per altre questioni o per conquiste, è un diritto sacrosanto sancito dalle Nazioni Unite, dalla Carta delle Nazioni Unite, chiedo scusa, e anche dal diritto internazionale. Quindi il fatto che il nostro paese abbia dato un supporto, è stato un supporto prima di tutto per difendersi da una situazione nella quale sappiamo bene che il popolo curdo si trova in tre situazioni differenti: abbiamo la parte nord, turca, abbiamo l'Iraq, che non vogliono assolutamente, e anche l'Iran non vogliono assolutamente che i curdi diventino una repubblica, uno stato vero e proprio. E ancora oggi questo movimento cerca in tutti i modi di rivendicare il proprio diritto a diventare alla pari di tutti gli stati, perché gli stati non nascono così, nascono proprio perché vi è la volontà di un gruppo di persone chiamato popolo che vuole, il caso ad esempio del Sud Sudan, ci sono state una marea di guerre, oggi il Sud Sudan è riconosciuto come stato sovrano indipendente. Il caso del Kosovo è un altro caso emblematico, anche se il Kosovo non ha avuto ancora la possibilità di poter entrare nelle Nazioni Unite come membro delle Nazioni Unite a causa del veto russo, perché sappiamo, e ciò, questi sono fattori anche storici a cui do ovviamente, anzi a qualche storico di intervenire in merito a queste vicende che sono accadute. La questione ad esempio dell'approvvigionamento di armi, di cui tu hai benissimo tracciato, da parte del nostro paese, è una questione lecita, legittima. Chi legge l'articolo 11 lo deve leggere con molta attenzione, non perché molti leggono solamente il primo rigo, no, l'Italia ripudia la guerra, no? Eppure è bello lungo, ce l'ho qua, questa è la Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Attenzione, di offesa degli altri. Cioè l'Italia non prenderà mai le armi per attaccare... Quando la scrissero, la scrissero oculatamente, infilando delle parole precise. Bravissimo, ed erano persone, posso dire la volgarità, con gli zebedei. Ecco, scusami la volgarità. Allora, dice qui, di offesa dalla libertà degli altri popoli, e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Cioè l'Italia non si azzarderà mai
a prendere lo strumento della forza militare per risolvere una controversia internazionale oppure per imporre ad una la propria sovranità ad un popolo che gode della piena libertà. Questo è il primo capoverso. E dice, consente, attenzione, cioè permette, in condizioni di parità con gli altri stati. E qui questa frase si rifà, bisogna dire a loro signori quando parlano, ai principi della Carta delle Nazioni Unite, se tu la prendi, c'è scritto, di parità, egualità, cioè l'uguaglianza tra tutti gli stati. Ok? E vedete che non sono stupidi chi ha fatto questo articolo, anzi, coloro che l'hanno scritto, si sono rifatti soprattutto alla Carta delle Nazioni Unite, che è nata nel 45, la nostra Costituzione è nata nel 48. Nel 47 c'è stata, ovviamente, si sono riuniti tutti coloro che hanno partecipato alla liberazione dal nazifascismo del nostro paese e hanno studiato con attenzione, perché loro hanno sempre ritenuto fondamentale il rispetto delle norme internazionali che noi abbiamo acquisito all'interno del nostro sistema del nostro ordinamento giuridico nazionale. Dice poi, allora dicevo, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie. Limitazioni di sovranità significa in sostanza che il nostro paese, per esempio, ha firmato e ratificato, come tu hai detto prima, i parlamenti sono quelli che hanno la voce in capitolo, nel caso nostro, il nostro Parlamento, come in Francia, in Germania, eccetera, hanno firmato e il governo firma, il Parlamento ratifica, una volta che ratifica, una parte della sovranità viene trasferita in quel documento internazionale, per cui noi siamo tenuti a rispettare, ovviamente, i dettami di quel trattato. E qui subentra il concetto, il brocardo latino, pacta sunt servanda, previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, cioè i trattati vanno rispettati ed onorati. Questo è quello che dice la Costituzione. E ora arriviamo al punto molto interessante. Quindi alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Poi dice, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi. Le Nazioni Unite sono un'organizzazione internazionale che ha come scopo la pace e la sicurezza internazionale. La NATO altrettanto, l'Unione Europea altrettanto. Anzi, queste organizzazioni, che io le definisco a carattere regionale, si rifanno tutte sempre al dettame della Carta delle Nazioni Unite. Quindi come si fa a dire che noi violiamo l'articolo 11 quando nemmeno si... È facile, ne leggi soltanto la parte che ti conviene. E tu sei d'accordo, vedi, se uno legge, ma non è che ci vuole adesso la scienza giuridica, perché chiunque, anche tu, leggendo la Costituzione, ti rendi conto cosa significa la partecipazione italiana, per esempio, all'approvvigionamento di armi all'Ucraina. Voglio ricordare che l'Italia ha firmato... Ah, scusami. No, volevo approfittare di un'altra cosa, perché così ci togliamo tutte i sassolini dalla scarpa. Ho mostrato questo grafico qui che mostrava le esercitazioni. Ora lo posso anche rivelare, ma credo che fosse ovvio. Lo scopo era far vedere che se noi togliamo il 75% dei carri armati, 30% della marina, 35% degli aerei, 65% del personale, e le nostre esercitazioni sono così piccole, cioè 85.000 uomini nel 2014 contro quasi 500.000, evidentemente questa grande minaccia da parte dell'Europa per andare ad abbaiare, ci andavamo sdentati, ecco, se questa era l'idea. Ma soprattutto, mentre parlavo con te di questa cosa, ti mi hai fatto notare una cosa, io l'avevo già notata, però non conoscevo questo, diciamo, questa cosa del diritto internazionale. Se notate, la maggior parte delle esercitazioni, tutte praticamente, della NATO sono state fatte all'interno, molto lontani dai confini della Russia, addirittura anche quelle all'interno di Estonia, Lettonia e Lituania sono sempre spostate verso sinistra, mentre tutte le esercitazioni russe sono state fatte sul confine, e tu mi dici che dal punto di vista internazionale è considerata una provocazione. Ok. No, assolutamente, provocazione, quando la Russia pretende, oppure ecco qualche tuo ospite, insomma, sottolineo nel fatto che fino a quando io faccio le
esercitazioni a casa mia, se io invito una persona che abita di fronte a casa mia ad esercitarsi e ho poi l'altra persona che abita qui a fianco, io posso fare quello che voglio all'interno del mio territorio. L'importante è che non vada oltre il limes, no? Cioè le frontiere stesse di quel paese. Cioè la NATO può, non perché la NATO, allora, se la faccio un esempio. Però fa vedere che noi addirittura siamo così accorti che neanche gliele facciamo vicino, le facciamo lontane. Fra l'altro io mi ero scordato di dire in quella live, visto che molti dicono sì, però la NATO potrebbe, questo per far capire le intenzioni, questo me l'ha passato Stefano Marcuzzi, che lavora per il Centro Studi Esercito ed è uno studioso proprio di questo genere di questioni. La NATO da 30 anni ha rinunciato a fare il targeting dei bersagli in Russia, e vi metto il documento ora, nel senso che noi neanche più li studiavamo come possibili, diciamo, avversari su cui, diciamo, selezionare bersagli in caso di una guerra. Tanto cercavamo di rispettare, no? E di non dargli nessun appiglio per fare qualcosa. Giusto per dire, ora me la metto. No, ma sono pienamente d'accordo, anzi, perché diciamo che a livello politico hanno appunto deciso, ecco, di non andare oltre quel, diciamo, quasi al confine insomma, sul confine, ecco, tra ad esempio la Russia e l'Ucraina, e ciò che hanno fatto d'altronde i russi quando hanno ammassato, no, già a dicembre, 100.000 uomini, proprio a ridosso della frontiera. La comunità internazionale non ha detto nulla. Poi ovviamente hanno fatto la prima riunione il 31 gennaio del 2022, perché tirava già aria di imminente aggressione. Però fino, diciamo, alla fine di dicembre, i primi di gennaio, la comunità internazionale ha detto no, ma la Russia, anche se sta più o meno quasi di fronte alla vostra frontiera, sta facendo le sue esercitazioni, tutto quello che volete, non sta dando fastidio. Quello è permesso, comunque è casa sua. Poi ovviamente abbiamo visto che la situazione si è capovolta. Chiaramente il problema è che questo fatto di... cioè che poi la NATO deve pur di accontentare, come dire, la lagnanza di qualcuno, è costretta, ecco, come hai detto tu giustamente, di fare delle esercitazioni proprio lontano dalle frontiere, in questo caso della Russia. Ci può stare sul piano politico, dai, vediamo, se no questi si offendono ancora, chissà, pipì, boh, ci può stare. Però a tutto c'è anche un limite, perché se io, paese lituano, della Lituania ad esempio, decido che voi dovete fare anche, io voglio anche capire come devo difendere le mie frontiere, sono parte della NATO, ho bisogno di voi, addestratori della NATO, che veniate sul posto e ci spiegate come dobbiamo evitare che le nostre frontiere vengano violate. Questo non è, nessuno lo può impedire, sono decisioni che vengono prese dal rispettivo governo nei confronti di un'organizzazione molto importante. Io la reputo importantissima, la NATO, che ne dicono tanti che sono contro la NATO. Voglio ricordare che il signor Trump, prima, meno male che poi è andato a casa, adesso non sappiamo se diventerà o ritornerà a fare il presidente, fu il primo a dire che la NATO non serve più. Voi immaginate se in questo momento ci fosse stato Trump, state tranquilli, e la NATO non ci fosse stata più, che cosa avremmo fatto nei confronti della Russia? Io voglio dire un paio di cose, Giuseppe. A fine anni 90 si discusse addirittura di che ci facciamo con sta NATO, cioè proprio si pensava di smantellarla, eccetera. Questo per farti capire che se noi avessimo la pianificazione di andare, poi ma detto fatto. Questo è a titolo personale, ma chi la vuole la Russia? Cioè, a noi ci bastava comprargli la roba, ma nessuno voleva andare a rompergli le scatole. Addirittura andate a ricercare i documenti, se no ve li passo io, basta che chiedete, o andate nella mia, è online, lo sapete dove recuperare i link, sono sul Discord, su tutte le live c'è il link per entrare nel mio database. Noi addirittura la volevamo smantellare, perché a chi ci serviva? C'erano molte discussioni anche su questo senso. Ho sottolineato la frase, perché dice it once sleepy headquarters, cioè noi l'avevamo completamente chiuso
il quartiere generale che si occupava di studiare i russi e il targeting. Quindi io non so quante altre cose vi devo far mostrare. Abbiamo calato i carri armati al 75, la marina, l'aeronautica, 65% di personale, non avevamo più gli studi per il targeting, non spostiamo le armi nucleari da 30 anni e da 100 che erano sono diventate 20 in ogni paese, le esercitazioni le facciamo lontanissime. Io parlo anche di realpolitik, non è un circolo di golf la NATO, e quello che è difensivo può diventare potenzialmente offensivo, quindi è normale che dall'altra parte comunque non è che si disarmano, ma per sicurezza, per il discorso del security dilemma, un certo ambito militare lo mantengono. Ma io, guardando tutti i dati, non ho visto nessun presupposto militare. Guardiamo il munizionamento. Negli ultimi 30 anni abbiamo dismesso oltre l'80% della produzione. Ma mi dite come diavolo ci siamo preparati a questa eventuale guerra, a questo scontro NATO-Russia? Mentre dall'altra parte, vi ho fatto vedere già nella live di Travaglio, ma se volete ve le ripropongo, ho fatto vedere tutte le slide del rapporti PIL e di spesa e di addestramento dei militari russi comparati a quelli della NATO, e sono enormemente più grandi. Ovviamente non sono uno scemo, se facciamo il rapporto dei soldi in totale è ovvio che tutti gli stati insieme della NATO superano la Russia, ma noi spendevamo meno del 2% per l'80% dei paesi NATO, mentre la Russia solo una volta è scesa al 2,7%, mediamente spendeva fra il 4 e il 5,4%, e si può vedere benissimo in tutti i dati che noi praticamente eravamo sotto su qualsiasi indicatore. Questo secondo me è il più esplicativo, praticamente più del 50% dei paesi non spendeva neanche il 2%, mentre la Russia è come se spendeva. Qui si possono vedere gli incrementi della Russia, e questo è il famoso grafico che fa vedere che noi dal 90 al 2021 abbiamo ridotto, guarda la Germania, meno 65% personale, meno 65, meno 62, meno 53, e ora ci ritroviamo in uno stato pietoso, ma non pietoso perché l'equipaggiamento che abbiamo non è buono o gli uomini che abbiamo non sono buoni, ma semplicemente perché non sono fatti per una guerra da milioni di uomini o da centinaia di migliaia di uomini. Io guardo i dati, poi non sono illuso, è ovvio che è un'alleanza militare, non è una partita di tennis, e quindi trovo normale che altri stati, nel dubbio, si armano anche loro. Ma se uno va a vedere i preparativi a uno scontro, qui non ci sono. Andatevi a studiare cosa faceva Hans von Sechten negli anni 20 in Germania, o cosa faceva Hitler con riarmo, o cose del genere. Qua non c'è. Addirittura il professore che è stato invitato da Santoro, anche lui dice, io non ho, ed è uno che è stato invitato da Santoro, quindi stiamo parlando di qualcuno molto dall'altra parte, poi ci arriveremo, dice che generalmente nel mondo, prima della guerra in Ucraina, il riarmo era più 9% nei paesi occidentali, meno 30% nei paesi non occidentali, si è scordato di citare la Russia, guarda caso, perché era più 21%, ma generalmente c'era un disarmo, cioè non c'era una corsa alle armi come poteva essere il riarmo della prima guerra mondiale, quindi la tendenza era al ribasso per tutti quanti, tranne per la Russia, e sappiamo anche perché, visto quello che è successo. Quindi per questo io trovo molto difficile dire la NATO ha abbaiato, siamo andati a cercare lo scontro con loro, quando addirittura le esercitazioni le facevamo dall'altra parte, i grandi un decimo, un quindicesimo di quelle russe. Sono dati, cioè non è la mia opinione. Guardatevi i grafici e voi ditemi se questi grafici, questi numeri mostrano uno stato preparatorio di qualcuno che ha intenzione di fare uno scontro militare, perché sarebbe solo un pazzo andrebbe in guerra con meno 80% di produzione e 65% di personale. Questo per dire, io ve li faccio vedere, poi voi usate la logica che avete nel cervello per dirmi se questa era la volontà di andare a fare una guerra. Io non ce la vedo, numeri alla mano. D'altronde aggiungerei che proprio oggi, domani, credo si concluderà il Consiglio europeo, proprio dove si sta discutendo la questione anche di rafforzare gli armamenti della NATO, perché si sono resi conto un po' tutti i governi, anche i nostri, che siamo un po'... perché, sai, nessuno poteva pensare che un giorno un Putin avesse portato, insomma, la situazione attuale. Cioè, qui abbiamo una guerra nel cuore del continente europeo, cioè alle porte di casa nostra.
perché si pensava ormai con la fine della guerra fredda avremmo avuto un momento, diciamo, un buon periodo, un lungo periodo di pace e di tranquillità. Invece adesso io credo che sia necessario che la NATO, i paesi, debbano ovviamente prevenire ogni evenienza, perché qua, insomma, anche perché si parla della cosiddetta guerra, della cosiddetta, insomma, speriamo ormai, di un conflitto eventualmente nucleare. Non so se vi ricordate, da 20 giorni fa proprio Putin aveva annunciato di lanciare le testate nucleari nello spazio, quindi violando addirittura con l'intenzione di violare la convenzione del 1966 sul diritto internazionale dello spazio. Cioè, giustamente, questa realtà che noi abbiamo, la NATO, direi anche l'Unione Europea, perché voglio ricordare che anche l'Unione Europea partecipa sul piano militare, credo che sia l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione Europea, il famoso trattato di Maastricht, dove appunto parla di questa necessità che nel caso in cui l'Unione Europea dovesse sentirsi, uno dei paesi dovesse subire una minaccia, un'aggressione, è chiaro che tutti gli altri fanno scattare il cosiddetto criterio della solidarietà militare. E questo vale anche ovviamente con la NATO. Sappiamo anche che ci sono stati negli ultimi tempi degli accordi bilaterali tra la NATO e l'Unione Europea appunto per rafforzare lo scudo difensivo dei paesi membri della NATO. Perché la pericolosità, il pericolo c'è sempre, sempre dietro l'angolo, lo sappiamo. Giustamente hai detto tu bene che è necessario comunque, come dire, ecco, non sottovalutare questo aspetto. E la presenza, secondo me, della NATO come dell'Unione Europea sono elementi fondamentali per la sicurezza dei popoli che sono parti della famiglia dell'Unione Europea, della NATO, eccetera. E direi anche che, ripeto, meno male che Trump non ha ottenuto quello che voleva ottenere di riportare gli Stati Uniti nel totale protezionismo, isolazionismo, come è accaduto in passato sia nel primo conflitto mondiale e nel secondo conflitto mondiale. Ti ricordi anche nel secondo conflitto mondiale Churchill che chiedeva aiuto a Roosevelt, ma Roosevelt diceva: io ti posso dare solamente armi, ma non posso portare il paese in guerra. Poi ovviamente sappiamo tutto quello che è accaduto. Guardi, io ne approfitto, allora, visto che siamo sulla storia del nucleare, così togliamo anche questa vicenda, ne approfitto per fare pubblicità allo sponsor di stasera, poi abbiamo ancora un po' di questioni, c'è la questione del nucleare, c'è la questione ovviamente del fatto che noi non è che prendiamo paesi, ci installiamo il nucleare, c'è la questione ovviamente di Baker, delle promesse alla Russia per vedere se quello costituiva un accordo vero e proprio oppure no, e poi c'è la questione della guerra preventiva discussa da Pino Arlacchi, ex vice segretario generale delle Nazioni Unite, da Santorio, che secondo me, io leggerò testuale, lo cito testuale quello che ha detto lui, e vi metterò sotto al video il video da cui ho tratto questa cosa e il minutaggio, e lei te ci spiegherà, insomma, se questa cosa è fattibile dal punto di vista del diritto internazionale. Quindi, signori miei, vi ricordo che non si vive di sola gloria, ma ci sono delle spese per gestire server, database, mappe e cose del genere, che io ricordo, metto pubblicamente, è gratis, quindi ringrazio questo nuovo sponsor del canale, che è Trader Republic. È interessante perché Trader Republic praticamente si occupa, io ci sto sperimentando perché la storia è questa, i conti bancari praticamente non offrono più praticamente nulla, chi se la ricorda la storia del conto arancio che ti dava il 5-6%, quindi è normale guardarsi, insomma, in giro per alternative, e Trader Republic è una di queste. Si rivolge, diciamo, a una fascia di utenti giovani che comunque non hanno accesso a investimenti finanziari o cose del genere, e proprio per superare queste difficoltà praticamente hanno creato questa piattaforma, che è semplice, te la scarichi sul cellulare e lo usi da web, notebook, computer. Fra l'altro, io quando vedo queste cose cerco di informarmi per capire se sto per dire una cavolata o meno, e quindi controllo molto bene chi è che mi chiede di fare pubblicità. Trader Republic ha sede in Germania, ha una licenza bancaria ed è autorizzata ad operare in Italia, quindi è tutto perfettamente legale. Ovviamente l'obiettivo di Trader Republic è quello di dare la possibilità di accedere al mercato di capitali anche a piccoli investitori, e lo fa tramite gli FT Exchange Traded Fund,
che sono praticamente dei piccoli token. Lo scopo è quello di dare, diciamo, massima flessibilità ed efficienza per gli investitori. Vi ricordo che comunque è un posto dove si scommette, nel senso ci vai nel mercato a fare quello che devi fare. Quindi se andate e utilizzate i vostri soldi e ce ne mettete, ricordatevi che i mercati sono fluttuanti. Loro garantiscono anche i soldi che voi avete lì, nel senso che molti spesso dubitano dei broker, no? Specie se si hanno dei risparmi fermi. In realtà Trade Republic è nel fondo interbancario, quindi tutela anche i depositi, come una qualsiasi banca europea, fino almeno a 100.000 euro. Quindi accedervi è facile, una volta scaricata sul smartphone ci si iscrive, inserisci i dati, questo è il mio codice che vi darà praticamente un bonus quando andrete ad accedere. Io vi ricordo che Trade Republic dà praticamente il più alto, le tariffe più basse in Europa. E in descrizione troverete ovviamente il link per provare Trade Republic inserendo il codice 46M7VBO o 0, ma comunque provateli tutti e due, ma credo che sia uno 0. Quindi, signori miei, se volete supportare il canale potete provare anche questa cosa, rischiate poco, e il mio consiglio, cominciate con le cose basse, perché i mercati non sono uno scherzetto, è un qualcosa che uno deve cominciare, insomma, a sapere, a viaggiare prima di rischiare i soldi. Quindi, secondo me, signori, passiamo alla questione fondamentale del nucleare. La NATO ha il potere di installare missili nucleari o spostare le testate BM-61 in un paese che entra nella NATO? A parte che io lo dico, storicamente non è mai successo. Sono 30 anni che sono 5 paesi che ce l'hanno e non si sono mai mossi di lì. Dal punto di vista internazionale e del diritto dei paesi, lo può fare? Ma il nucleare non è una cosa che viene impedita agli stati. Solitamente il diritto internazionale invita ovviamente i paesi ad essere molto, anzi, se si usasse il nucleare solo per esigenze che noi sappiamo, per il consumo elettrici ed altro, allora può essere anche considerato una cosa tranquilla. Però la comunità internazionale sta cercando in tutti i modi proprio di eliminare totalmente la presenza di testate nucleari che sono in mano a molti paesi. Devo dire la verità, non dimentichiamo l'India. L'India detiene delle testate nucleari, e così anche altri paesi, gli Stati Uniti, eccetera, la Russia. Chiaramente la NATO non è che può avere queste testate nucleari, assolutamente no, perché il fine dell'organizzazione è previsto nello statuto, è quello di difendere i membri della NATO da attacchi esterni. Chiaramente, certo, è pericolosa anche la questione riguardante il fatto che la Russia ipoteticamente utilizzi l'arma nucleare nei confronti dei paesi membri della NATO. Che fa la NATO? Cosa può fare la NATO in quel momento? Anzi, scusa professore, sì. Ma io ricordo che i russi hanno installato i sistemi Iskander con testate nucleari a Kaliningrad e nessuno è andato lì. Sì, esatto, ovviamente esatto. Ha fatto un po' paura, ma è nel loro diritto, è il loro territorio, e ci installano quello che vogliono, anche se non è certamente una mossa che va a distendere gli animi. Però non è che l'Europa ha detto ora dobbiamo fare la guerra alla Russia perché ha installato missili nucleari a Kaliningrad. Questo per dire sul dualismo. Per il resto, queste sono, ma potete andare a prendere. Cioè, la cosa comica è che spesso mi dicono queste sono fonti occidentali. Il problema dell'Occidente è che spesso noi abbiamo la tendenza, addirittura sulle questioni militari, a fare tutto pubblicamente. Tipo, la Germania non può mettere uno spillo nei soldi perché tutto viene fatto pubblicamente, che non è nemmeno molto furbo, perché non è che i russi ci vengono esattamente a dire quanto spendono. Io ricordo sempre che i fondi dichiarati dalla Russia ufficialmente, il rapporto PIL-soldi, non è veritiero. Questo lo dicono tutti i centri studi di analisi al mondo, perché hanno sempre avuto un 20-30% di budget, diciamo, extra. Ma ovviamente, io dico intelligentemente, ce lo dovremmo fare anche noi di non dichiarare esattamente quanto diamo e su cosa, perché sono questioni strategico-militari. Mentre ormai noi siamo arrivati a un livello tale come la Germania, che se spendiamo uno spillo in munizioni lo dichiariamo. Quindi tutto questo è pubblico.
sul sito della NATO e sul sito dei singoli paesi, voi trovate i famosi white book, cioè i libri bianchi degli eserciti, quindi sapete cosa abbiamo, quanti uomini e cose del genere, spesso in maniera anche troppo, troppo onesta, a dire la verità. Questo è proprio il principio, il criterio della trasparenza, il principio della trasparenza che viene fatta valere dalla NATO stessa, come anche dalla stessa Unione Europea, perché alla fine si sa che sono soldi dei cittadini ed è giusto che i cittadini siano al corrente di quello che viene utilizzato, di come viene utilizzato il budget che è, diciamo, budget pubblico, rispetto alla Russia, che ovviamente non dà quello che stavi dicendo poco fa. Noi non sappiamo qual è il budget militare russo, quanto spende sulle testate nucleari e così via, non lo sappiamo, a meno che non dà dei dati falsi, come purtroppo può accadere, perché sono anche paesi che danno, paesi ovviamente non democratici, che non sanno nemmeno che cosa sia il principio della trasparenza di quello, di come vengono consumati i soldi pubblici. Sono pienamente d'accordo ed è giusto che la gente sia al corrente della partecipazione, cioè la gente sia al corrente di come vengono spesi i soldi, per esempio come nel caso nostro italiano, come ben sappiamo, ogni anno viene fatto il bilancio, la cosiddetta legge finanziaria, ci sono anche dei capitoli riguardanti anche il supporto economico e finanziario nei riguardi delle organizzazioni internazionali, tra cui appunto la NATO e l'Unione Europea, che ci riguardano più da vicino, a prescindere da altre organizzazioni internazionali come la FAO ed altre. Fatto, sempre per dare un altro input, la Polonia ha chiesto di poter, perché puoi richiedere di poter installare installazioni, che ricordo, c'è sempre anche una confusione, io credo che Travaglio si riferisse al sistema Aegis, non alle testate BM61. Le testate BM61 vengono portate tramite un vettore aereo, un tornado, un tifuno, cose del genere. Le testate sono lì ferme da 30 anni, non si sono mosse, sono solo calate di numero. La Polonia, vedendo la situazione, ha chiesto di poter ospitare e Washington ha risposto no. Questo per far capire che grado di sensibilità c'è quando si parla di nucleare all'interno della NATO. Poi, per carità, io sono uno pragmatico, potenzialmente potrebbero ospitare testate nucleari? Sì, ma non è la NATO che decide, sono i singoli, cioè non è che arriva la NATO e dice oggi tu Romania avrai i missili nucleari, no, sono i singoli stati che decidono con un passaggio parlamentare, quindi sempre per volontà popolare. Ecco. Bravissimo, esatto, è così, infatti, perché la NATO non ha, ripeto, la NATO si deve attenere a quelli che sono gli articoli contenuti nello statuto, oltre non può andare. Poi, è detto giustamente, spetta alla volontà, alla sovranità, a meno che un giorno non decidano gli stati membri della NATO di istituire, di porre all'interno un articolo che riguarda appunto la produzione delle testate nucleari. Questo è un altro discorso, però ci deve essere sempre l'assenso di ciascuno stato membro. Questo è come è avvenuto nel caso, ti ricordi, della Finlandia, quel tiro in mollo da parte della Turchia, membro della NATO, e disse no, io sono contrario, basta che uno dice che sono contrario. Poi ovviamente ci sono stati dei compromessi tra il governo di Ankara, la NATO e poi la Finlandia, e alla fine sappiamo bene che la Finlandia è entrata a tutti gli effetti come membro permanente della NATO. È chiaro che vi deve essere all'interno della NATO la cosiddetta collegialità, che consiste appunto quindi queste decisioni, è chiaro che sono poi i governi cioè portano le decisioni dai propri interni direttamente sul tavolo della NATO, quindi come dicevo, questo fatto della cosiddetta collegialità sta proprio ad indicare che anche nel caso delle testate nucleari deve essere l'unanimità, ma credo la reputo una cosa un po' difficile, anche perché lo statuto della NATO si attiene molto a quelli che sono i principi della Carta delle Nazioni Unite, che appunto sono quelli della pace e della sicurezza internazionale. Quindi la Carta delle Nazioni Unite non prevede, nemmeno prevede, non parla delle testate nucleari e di altro, la Carta ha degli scopi ben diversi. Per cui è giustissimo quello che hai detto. Ecco, vengo a questo topic, secondo me doloroso, perché spesso, come ho detto, si parla di questioni che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Io vi faccio ascoltare letteralmente le parole e poi tu ci dirai se
quello che è stato detto è congruo oppure no. Non doveva farlo. Io, secondo me, da diciamo così, funzionario dell'ONU, dico questo: se si fosse limitato a distruggere le infrastrutture militari dell'Ucraina, sarebbe rimasto dentro il diritto internazionale, perché avevano diritto a farlo, essendo stati minacciati pesantemente dalla NATO e anche dall'Ucraina. Se si fosse limitato a distruggere senza fare la guerra vera e propria, ecco, sarebbe rimasto, e secondo me avrebbe ottenuto anche un risultato migliore. Purtroppo gli è scivolata la mano, io lo definirei un eccesso di legittima difesa, e ha fatto la guerra. La guerra che adesso sta ovviamente stravincendo, perché era ovvio fin dal primo minuto che questa guerra finiva con il predominio della Russia. Ecco, io qui ho un paio di domande, se io vi metto anche il trascritto sotto, cioè questione guerra preventiva. Cioè, secondo Pino Arlacchi, ex vice segretario generale delle Nazioni Unite, lui dice: da funzionario dell'ONU dico questo, se si fosse limitato Putin, tra parentesi, a distruggere le infrastrutture militari dell'Ucraina, sarebbe rimasto dentro il diritto internazionale, perché avevano diritto a farlo, essendo stati minacciati pesantemente dalla NATO e anche dall'Ucraina. Ora, io qui ho tipo un ircocervo di questioni. Uno, un paese, se si limita a distruggere le infrastrutture militari dell'Ucraina, non è guerra? E due, dove sono queste minacce della NATO? E soprattutto, se l'Ucraina, se la Russia ha mai testimoniato, portato prove che l'Ucraina abbia mai attaccato la Russia nei suoi territori. E lui continua dicendo: se si fosse limitato a distruggere senza fare la guerra vera e propria, secondo me avrebbe ottenuto un risultato migliore. Purtroppo gli è scivolata la mano. Termine non troppo felice. Eccesso di legittima difesa. Dimmi te. Io non, detto da un altro, che conosco Pino Arlacchi, detto da un altro, un ex alto funzionario, quindi è stato vice segretario dell'ONU, che si esprime in questa maniera, come dire, giustificare Putin, nel dire giù Putin ha pienamente ragione. Ma non comprendo, quando parla di distruggere le infrastrutture militari dell'Ucraina, ma a quale titolo? Cioè, tu vieni a casa mia e distruggi quello che ho costruito, cioè, parlando in maniera popolare. Buttare, cioè, giù una nave è un atto di guerra, eh? Parlato, guarda, ne cito uno, sì, proprio permettetemi, sì, da stronzo: l'incidente del Tonchino, che era falso, perché ormai lo sappiamo che era falso, è bastata una nave per avere un pretesto per una guerra. Qui stiamo parlando addirittura della legittimità di bombardare un intero paese e le infrastrutture militari, perché legittima difesa, perché si sente minacciato. Vabbè, qui qualcuno ovviamente ci fa subito la battuta, dice: io mi sento minacciato da San Marino, che io saluto perché sono anche dei cari amici, abbiamo fatto un festival con loro. Mi spiace, amici di San Marino, io mi sento minacciato, domani vi vengo a invadere, perché è legittima difesa. Poi se mi scappa un po' la mano e vi occupo anche, vabbè, che ci vuoi fare? Allacciandomi a quella, all'ultimo punto che hai delineato, l'articolo 2, dovrebbe sapere il professor Pino Arlacchi, stabilisce l'articolo 2, paragrafo 3: i membri delle Nazioni Unite devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo. Cioè, questo articolo è una risposta che si deve dare. Perché che significa la minaccia? La minaccia, se tu ti senti minacciato, esistono degli organismi internazionali importantissimi. Se tu ritieni di essere minacciato e valuti e vuoi accertarti, puoi senz'altro riferire al Consiglio di sicurezza della minaccia che presumi che sia, possa essere imminente, ma devi sempre dimostrarlo. E poi una controversia, se sei in disputa con, ad esempio, con l'Ucraina, tu, Russia, ti puoi rivolgere direttamente alla Corte Internazionale di Giustizia, che è competente a risolvere le controversie internazionali per trovare anche una soluzione pacifica. Poi non riesco a comprendere di distruggere le infrastrutture dell'Ucraina militari. E chi mi garantisce che realmente tu vai a distruggere le infrastrutture militari?
tu, Russia, sei pronta, per esempio, a rispettare le norme delle quattro convenzioni di Ginevra del 49, i due protocolli addizionali che parlano del principio di distinzione, di avvertimento, il principio di proporzionalità, di necessità, eccetera. Ce ne sono tanti, in una serie, molto, molto semplicemente. Poi dice legittima difesa, ma io non comprendo, la Russia ha subito un'aggressione, questa è una domanda che pongo. Io no, te lo dico, da uno che segue questa vicenda, non c'è stata una volta che la Russia abbia denunciato un attacco ucraino in territorio russo. E lo voglio dire, perché spesso si dice la guerra preventiva fu quella che gli americani fecero poi in Afghanistan, in Iraq, eccetera, ma in Afghanistan... Ma non c'è, certo. Fecero attentati, qua non c'è un caso specifico, manca proprio non c'è attualmente, perché io mi leggo le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, attualmente non c'è nulla del genere, cioè non c'è la questione che la NATO è responsabile di aver minacciato o di essere in procinto di aggredire la Russia. Attualmente neanche una denuncia russa, perché magari la denuncia non ha fondamento, ma non c'è una denuncia russa né di un attacco ucraino nel suo suolo né di una minaccia NATO, roba di... cioè non c'è neanche l'iter tipico di questo genere di cose prima di portare avanti la questione manu militari. Ma poi l'altra questione, Mirko, io leggo qui che la Russia sta stravincendo una guerra, a me non risulta. Io so soltanto che la guerra è ancora in corso, che il popolo ucraino comunque ha tutto il diritto di difendersi, perché il popolo ucraino sta difendendo casa propria. E non solo, il popolo ucraino ha detto che noi lotteremo fino alla fine per il ripristino delle regole internazionali, il ripristino della Convenzione delle frontiere. Cioè, tu non devi neanche prenderti mezzo centimetro, noi non te lo consentiamo, tu devi andare oltre le frontiere dell'Ucraina. Cioè, questo è un punto importantissimo. Attualmente l'Ucraina si sta difendendo e sta seguendo, e anzi è sotto, direi, l'ombrello dell'articolo 51 della cosiddetta legittima difesa, che è un diritto naturale, intrinseco, come dice la Carta. Ed è giusto che altri paesi diano supporto, anche se indirettamente, con l'approvvigionamento delle armi. E voglio ricordare che esiste il trattato internazionale che disciplina il commercio delle armi, voluto proprio dalle Nazioni Unite nel 2014. E ti sei chiesto come mai la Russia, Putin, chiese addirittura un supporto militare da parte della Cina? La risposta del ministro degli esteri cinese fu questa: ci dispiace, noi dobbiamo attenerci a questo trattato internazionale, che possiamo dare armi solamente quando si tratta di difesa, cioè quando un paese è attaccato e ha bisogno di un supporto militare da qualsiasi stato, e quindi militare significa in sostanza approvvigionamento di armi, per potersi difendere. Questa è stata la risposta del ministro degli esteri cinese, perché Putin, come tu pensai, e le voglio ricordare che i primi di febbraio, poi se ti trovo gli accordi te li manderò molto volentieri, dammi solamente qualche giorno di tempo, ti mando tutto quello che ti serve, caro Mirko, anche per il tuo pubblico che ci sta ascoltando. Proprio i primi di febbraio, ti ricordi che ci fu prima del 2022, prima che 20 giorni prima dell'aggressione, ci fu un incontro tra Putin e il leader cinese Xi, e furono firmati degli accordi commerciali e anche militari. Però nell'accordo militare si prevede la difesa, non l'aggressione. Ecco perché, ritornando alla questione del ministro degli esteri cinese, che disse chiarettondo nel 2022, noi non possiamo violare il diritto internazionale. Fu una risposta netta che dette direttamente a Putin, perché Putin aveva bisogno ovviamente anche di un paese come la Cina che la supportasse. Non dimentichiamo che purtroppo la Cina si è rifiutata, ma l'Iran no. Tu mi puoi anche... sicuramente puoi anche darmi qualche spunto in più. L'Iran sta fornendo dei droni, non so se sta continuando ancora a fornire droni. Sì, tra l'altro vengono, piccola notizia, vengono pagati in oro, nel senso che Putin sta utilizzando anche le sue riserve auree per queste cose,
va a dilapidare insomma le riserve della Russia. C'è un precedente che io racconto spesso, cioè quello dell'Italia, quando noi dopo l'impresa in Etiopia e in Spagna si dovette dare praticamente le fedi alla patria. Ecco, non è proprio un bel momento quando devi cominciare a utilizzare l'oro. Poi è ovvio che gli eventi bellici aumentano la produzione, l'occupazione, basta vedere il tasso di disoccupazione in Russia è sceso tantissimo, mentre quello in Ucraina è salito, ma è un'economia, vi consiglio l'economia vampirica di Hitler, che fa vedere come l'industrializzazione, i Mefo Bills avevano aumentato la produzione tedesca, ma dilapidando praticamente tutte le risorse interne, quindi sia un apparente crescita finalizzata ovviamente è una scommessa, cioè a vincere la guerra, ma poi queste cose le vai a pagare nel lungo termine. Motivo per cui io ho sempre detto: guardate che con le sanzioni non si ferma la guerra, i russi ne pagheranno lo scotto fra 5-10 anni, ma scordatevi che le sanzioni fermano i carri armati o queste cavolate che ho letto sui giornali. Lo scotto lo pagheranno molto, molto più in là. C'è un'altra questione, secondo me, fondamentale, che è molto discussa, cioè la storia di Baker. Cioè quella di Baker che una mattina in un meeting propone come tema di dibattito, come possibile accordo con la Russia, il famoso not one inch, no? E io mi sono letto tutti i verbali, ma anche tutte le lettere a seguire. Questa cosa viene smentita la sera stessa, quando poi si incontra col presidente e con i relativi esponenti russi. Il presidente dice: no, ma guarda che questa cosa qua è iniziativa personale. Finisce lì, cioè muore, ma nasce quella mattina e muore la sera, e su questa roba ci continuano a costruire delle cose allucinanti. Mentre io credo sui 5.000 incartamenti e credo una sessantina di articoli di dichiarazioni di Putin, di Yeltsin, di Gorbachev e tutti gli altri che addirittura dicono: ma sì, se l'Estonia entra nella NATO non si minano i rapporti con la Russia. C'è la famosa lettera di Yeltsin a Lech Wałęsa, presidente polacco, che dice: la Polonia può entrare e non mi rompete le scatole, perché ve l'ho già fatto vedere da Ivan Greco, ma quando il professore dirà la sua ve le mostrerò. C'è la stessa dichiarazione di Gorbachev, ma non solo quella, Kommersant, ce ne sono anche tante altre precedenti. Ci sono quelle di Röder, ce ne sono tantissime in questo senso. Ce ne sono 99 in un senso con cui almeno 40% sono russe, e ce n'è una, quella di Baker, che dice si può fare questo genere di promessa e poi viene cancellata. Tra l'altro ci sono altre cose molto interessanti che io ho trovato, cioè quando Gorbachev e poi Yeltsin, parlando con Clinton, praticamente dicevano agli americani: non è che voi poi trasformerete la NATO in qualcosa di antirusso, noi vi proponiamo un accordo sotto gamba, cioè sotto banco, di spartizione dell'Europa. Ok? Questo poi ne parlerò e farò vedere nelle prossime. La dispartizione dell'Europa. E Clinton gli dice: guardi, noi in Occidente queste cose non le possiamo fare. Quindi la spartizione geopolitica, diciamo, di realpolitik, di sfere di influenza, era stata proposta dai russi ed è stata rigettata platealmente da Clinton, che dice: noi questa roba non la possiamo fare, perché poi come andiamo dai polacchi e agli altri a dirgli: guardate che abbiamo garantito ai russi di avere la vostra mano sopra le loro decisioni. E queste erano proposte russe. Questo mi ricorda il famoso patto Ribbentrop-Molotov, ti ricordi? Più o meno siamo lì. Ecco, probabilmente gli Stati Uniti credo che poi ci hanno ripensato, perché a parte che si rischiava proprio di riportare la situazione al passato, ma poi questi paesi che finalmente dopo la caduta del muro di Berlino cominciavano a respirare un po' di democrazia, perché sappiamo bene come la Romania, no? La Romania ha avuto un periodo triste con Ceausescu, no? Dittatore, fedelissimo di Mosca, eccetera, durante il periodo dell'Unione Sovietica. E io credo che questa notizia è bellissima, perché non la sapevo questa di Baker, e ti ringrazio veramente, anzi poi mi darei una mano per approfondire di più se hai qualcosa che provo a leggere. Io ringrazio a mia volta Stefano Marcuzzi, che sta scrivendo un libro con un colloppone così di documenti appena desecretati, tra l'altro inglesi, perché c'erano ovviamente anche rappresentanti inglesi, dove sono venute fuori praticamente tutte le trascrizioni, anche il resto dei documenti e anche l'incazzatura.
del presidente che ha detto a Baker: ma che diavolo fai, ma tu con me non ci hai parlato, quindi non puoi fare questo genere di promesse. Quindi si incazzò anche parecchio su questa cosa. A me invece è interessato molto il discorso dell'accordo sottobanco proposto a Clinton e la risposta di Clinton, che dice: guarda, questa roba rimane scritta, io non la posso fare. Io direi che lavoraccio hanno fatto gli stenografi e riportare ogni parola dopo parola, quei poveretti, però alla fine comunque ci lasciano anche dei documenti interessanti per una questione di approfondimento e di curiosità. Ma io credo fondamentalmente che se Clinton ha detto, cioè, avrà pensato anche a quello che è accaduto in passato, ripeto, quella spartizione da parte di Mosca e di Berlino, no? Durante il periodo del nazismo, e avrebbe senz'altro avuto una, ci sarebbe stato uno scudo di proteste da parte di questi paesi che freschi da un periodo brutto che è durato dal 45 in poi sino agli anni 80, no? Sino agli anni, scusa, alla fine degli anni 80. È chiaro che non credo che questi paesi siano, ci avrebbero detto sì, siamo d'accordo per la spartizione, assolutamente no, anche perché questi paesi, giustamente, vedendosi finalmente un po' liberi, ecco, un po' liberi, ovviamente avrebbero avuto, ecco, anche il piacere di iniziare a camminare e quindi di seguire un percorso per diventare anche parte dell'Unione Europea. Ti dico un'altra bomba, perché poi i russi non sono bravi in queste cose, si incartano per i cavoli loro. In documenti declassificati dalla Duma, documento numero 18 in questo articolo, perché questo è nel National Security Archives, nelle memorie interne, praticamente ci sono le lettere di Yeltsin che aveva fatto rimostranze a Clinton, che tendono a supportare la tesi di Colling, e dicono praticamente che nella recente Scholarity Literature, no? The Russia Complaint About Atlantic Expansion, è more a function of today, cioè più una memoria di adesso, che quello che è realmente successo dal 90 in su. Perché anche gli stessi documenti russi, le loro perché se quando fanno le trascrizioni di queste cose, c'è quella inglese, c'è quella americana, c'è quella russa, anche quella russa che loro hanno pubblicato alla Duma e che poi si sono scordati di togliere, riporta esattamente le stesse cose. Ma è importante, guarda, veramente sei una persona ammirevole, perché ecco, raccogli tutta questa documentazione che io reputo fondamentale, soprattutto per chi studia la storia, ma credo che sia anche importante per mettere nero su bianco cosa c'è dietro tutto questo, quello che sta accadendo oggi, lo vediamo, no? Di questa guerra, ma anche per, come dire, per pulire un po', a volte per pulire le menti di coloro che ahimè si arrampicano agli specchi dando notizie non veritiere o per sentito dire, oppure attraverso un articolo di qualche giornale. E credo che fai veramente un bel lavoro, anche coloro che ti stanno ascoltando, perché so che ti seguono tantissime persone, vuol dire che sono spinte dalla, non solo dalla tua preparazione, ma anche dal fatto che sei una fonte primaria. Io ti definisco proprio una fonte primaria, questo vale anche per me, perché tu potresti essere una fonte primaria, io che mi occupo delle questioni giuridiche internazionali, ovviamente la storia è anche importante per un internazionalista. Però credo che il tuo compito è proprio quello di analizzare come un vero chirurgo, perché questa è, come dire, chirurgia culturale, la definisco io, perché dai, come dire, delle linee guida e porti sul binario, sul giusto binario, che io direi sul binario della verità, di come sono andate le cose nel passato, attraverso questa tua raccolta documentaria. E anche perché questa raccolta documentaria ci porta a capire quello che sta accadendo oggi, e io credo anche a comprendere quali possono essere le soluzioni dinanzi a queste crisi internazionali. Ci dico adesso attualmente alla crisi russo-ucraina, ma pensiamo anche all'altra crisi, quella medio orientale, no? Quella della questione palestinese, che ormai da tantissimi anni che va avanti, e non. Però la curiosità, ecco, di vedere a ritroso, attraverso i documenti che tu mostri, per me, ripeto, è, come dire, è un lume in più, ecco, anzi arricchisci di più il mio umile bagaglio culturale. Questo mi fa molto piacere, devo essere veramente grato,
dico perché così per una questione, per ecco, adorarti assolutamente, io adoro solamente il buon Dio, però lo faccio perché una persona come te, e sicuramente ce ne sono tante in Italia, che spesso sono messe un po' ai margini, invece voi dovreste avere un ruolo importante, a prescindere che uno possa essere un professore o non un professore, un analista, eccetera. Però dare questi contributi, ne parlavamo, ti ricordi, oggi pomeriggio al telefono, quando ti ho detto, caspita, in America se tu vedi la CNN, invita generali, analisti, persone espertissime che danno con le mappe, ecco, abbiamo parlato anche della questione di queste mappe, tu hai fatto vedere anche una serie di grafici che sono fondamentali, importanti, anche, ripeto, per avere un quadro clinico, come direbbero i medici, un quadro clinico della situazione per vedere che cosa e quali risposte bisogna dare. Devo dire veramente complimenti, faccio un applauso. Io a me piace semplicemente capire la verità, cioè se io avessi trovato che noi li abbiamo presi per i fondelli, io l'avrei dichiarato. Bravissimo. Li abbiamo presi per i fondelli, hanno ragione loro, ma non riesco a trovare nulla praticamente in questo senso. È un po' come sulla storia del Donbass. Se io in Donbass avessi trovato che gli ucraini hanno combinato loro casino e l'hanno voluta loro la guerra e non c'erano Girkin e tutti gli altri che fatto dichiarano allegramente, io l'avrei dichiarato, non me ne frega nulla, come quando ho dichiarato il doppio standard che noi denunciavamo come atti terroristici i bombardamenti fatti dai russi in Ucraina. Purtroppo non è così, e lo dico perché nei documenti del National Security Archive del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica americana c'era scritto che quando loro bombardavano in Iraq e buttavano giù le centrali energetiche, lo facevano per ottenere l'insurrezione della popolazione contro Saddam. E io ho denunciato questo doppio standard. Se vale per i russi, vale anche per gli americani. Quindi era terrorismo quello, non è terrorismo questo, le due cose. Poi ne ho parlato con Stirpe e con altri che si occupano di targeting, e no, l'infrastruttura energetica di un paese fa parte di quelle infrastrutture, come sono i ponti, come sono le dighe, che in realtà in ambito di guerra vengono utilizzate. Noi per esempio inondammo le pianure quando venne invasi dagli austriaci, per dire. Quindi lo puoi fare, è ovvio che andrai a causare un danno alla popolazione, eccetera. Perciò io questi doppi standard li ho sempre denunciati, come ho denunciato la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq, cose del genere. Non mi faccio nessun problema, soltanto che ragazzi, il 99% delle fonti dicono una cosa e c'è soltanto questo stralcio di un trascritto di Baker, e io devo dire quello che c'è. E purtroppo sulle fonti, quando ne hai 99 in un senso e in un altro, uno si arrende e dice questa è l'evidenza, né più e né meno. Evidenza, è nero su bianco. No, sono pienamente d'accordo. Veramente bravissimo, perché, ripeto, fai delle analisi molto attente e minuziose. Ho litigato con Michele su questa roba del doppio standard, del bombardamento. Sì. Saluto Michele se ci sta ascoltando, che è una persona straordinaria. No, ma ripeto, io la stessa cosa quando affronto le tematiche sul piano del diritto internazionale, chiaro, io mi attengo molto sulle fonti giuridiche, certamente anche quelle storiche sono sempre ben accette, perché è importantissimo. Chiaramente non conosco gli aspetti militari che conosci tu, e questo fa molto piacere. Poi è bello perché questo interagire tra, per esempio, un internazionalista ed un esperto di questioni militari aiuta molto, perché alla fine riusciamo a fare la quadra. Io ti ringrazio tanto per i complimenti e mi imbarazzano un po'. Io semplicemente cerco di fare il meglio che posso andando a vedere e leggendomi tutto, perché ci voglio capire anch'io, che poi è la ragione per cui ho cominciato a occuparmi di questa guerra, perché dopo una settimana mi sono reso conto che quello che veniva fuori dai giornali occidentali era allucinante, e ho voluto capire e mi sono un po' arrangiato. Cioè il fatto che abbiamo creato un team che fa geolocalizzazioni, la mappa, è tutto un crearsi un know-how e i tool per riuscire a seguire questa cosa per interessi mio, poi fortunatamente interessa anche gli altri, e quindi ha avuto un discreto, diciamo, successo, ma è più per volontà mia. Cioè io l'avrei fatto anche in casa da solo, senza questa telecamera, senza il canale YouTube, comunque avrei studiato queste cose. No, invece fai benissimo a dare ogni informazione, e io ti reputerei un vero e proprio giornalista, ma quei giornalisti seri, quelli che veramente sappiamo. A me capita di leggere
le rassegne stampa quotidiana, quella estera, è noto la differenza tra i nostri organi di stampa e quelli americani, che sono veramente seri, anzi spesso riportano anche tra virgolette le parole di esperti, di esperti militari, ma non solo, anche di professori di grandi università come la Harvard University, la Georgetown, eccetera. E da lì io comprendo il quadro completo della situazione e poi ovviamente faccio sì, guardo per esempio il colonnello della Bundeswehr austriaca, no? Che, cioè, come Stato fanno un reportage militare molto congruo, eccetera. Io mi aspettavo che lo facesse lo Stato, una cosa del genere. Cioè, a me piacerebbe vedere un militare con una mappa creata dal nostro Stato Maggiore che ti dice esattamente quello che succede nei conflitti, non dal punto di vista occidentale, ma semplicemente esattamente come funzionano le cose, perché alla fine se si tratta di guerra la gente vuole capire. Giustamente. No, ma è assolutamente, pienamente d'accordo. Io credo che sia fondamentale questo aspetto che hai detto, perché la comunicazione è lo strumento più importante, perché attraverso la comunicazione, quindi attraverso anche la comunicazione visiva in particolar modo, hai la possibilità di poter, ecco, spiegare all'opinione pubblica del nostro paese, con un linguaggio ovviamente non a tecnicismo, perché se no diventa pesante, ma con parole semplici, come fai, come sai fare tu, perché sei veramente in gamba, perché sei proprio, ecco, come dire, distrecarti nel mantenere un equilibrio di comprensione, che quello è importante. E io credo che questo che fai tu aiuta moltissimo, non solo me, ma aiuta, ripeto, moltissimo le persone che ti seguono, ma non solo, poi c'è il tam tam, uno va anche a curiosare, a vedere che cosa ne pensa. Ma io quando non sono erudito su una questione vado a chiamare Danilo Coppe sulle questioni esplosivistiche, vado a chiamare un ingegnere aeronautico sulle questioni aeronautiche, perché poi mi arricchisco anch'io di quel bagaglio. Poi parlare di geopolitica, parlare di geostrategia, di questioni militari, c'è tutto dentro. C'è la Weltanschauung dei popoli, la logistica, il procuramento militare, la politica, i trattati, le dottrine, insomma, è inevitabile che devi avere il supporto di altri professionisti. Fra l'altro, butto l'ultima bomba di spunto sempre su questa storia: Wolfgang Ischinger, che era praticamente l'ambasciatore tedesco e ex ministro degli esteri, nella conferenza di Monaco del 90, cioè nel famoso trattato 2+4. Quello che praticamente ha formalizzato, quello è un trattato, ha formalizzato i rapporti fra la NATO, la Germania e la Russia, dice che anche lì non c'era menzione di nessun allargamento della NATO, né da parte loro né dalla parte della Russia. Potete andarvi a recuperare il trattato 2+4 e lo potete vedere da solo. Certo, esatto, interessante. No, anche perché l'allargamento avviene semplicemente quando uno o più stati bussano alla porta della NATO per poter aderire. Ecco come viene l'allargamento, non perché è intenzionata la NATO ad allargarsi o ad espandersi. È chiaro che se l'Ucraina, ecco, l'Albania fa parte della NATO, l'Albania ha lavorato per tanti anni per poter entrare a parte della NATO, ed era un paese del blocco sovietico, no? E all'inizio ci furono anche un po' delle titubanze da parte di Mosca, di questo paese che stava bussando insistentemente, e di parte della NATO. Quindi se si allarga, l'espansionismo non è un peccato in sé per sé, l'espansionismo, diciamo la verità, cioè è la volontà di un popolo, cioè di uno Stato che dice io voglio entrare a far parte di questa organizzazione. E quello, guarda caso, che stava avvenendo, che poi c'è stata quella crisi nel 2014, quando spararono nella famosa piazza Maidan, correggimi se la pronuncia esatta, perché il popolo... In realtà basta dire Maidan, perché piazza vuol dire Maidan. Sì, scusami, hai ragione, perdonami per il mio errore. No, e lì è la dimostrazione che un popolo era intenzionato fortemente a fare in modo che l'Ucraina entrasse a far parte di questa cooperazione economica, commerciale. Non era ancora previsto l'ingresso... Ma sai, io vedo l'ingerenza, cioè la Nuland che stava lì ovviamente a maneggiare, ma non c'era solo la Nuland, c'era quello polacco, quello tedesco, quello russo, eccetera. Però non mi possono venire a dire che la Nuland ha preso 1 milione di persone e l'ha messa in piazza per 4 mesi
o che il decadimento di Yanukovych non sia stato fatto anche col 90% dei voti del suo stesso partito. Cioè, queste cose vanno dette. Però, cioè, è impensabile una roba del genere. Infatti volevo rispondere a questa domanda perché sì, sarebbe interessante. Sì, sì, quindi noi nel 14, dopo aver tradito Germania e Austria, non avevamo diritto di farlo perché Trento e Trieste erano città austriache. Ecco, qui mi diverto. Io i trattati li conosco tutti, quelli storici. In realtà nel trattato, nel patto fra Austria e Italia, c'è una piccola clausola molto interessante che dice che un alleato, quando deve dichiarare guerra, deve informare preventivamente l'altro, cosa che l'Austria non fece. Quindi il famoso tradimento italiano, fra l'altro un'alleanza stranissima, perché non è che con l'Austria c'è a massimo proprio, ricordiamo il risorgimento, in realtà teoricamente è stato violato dagli austriaci quando non ci hanno praticamente contattato prima di prendere la decisione di dichiarare guerra. Andatevi a recuperare. Ottimo, infatti. Ma io giusto per darti, guarda, questo l'ho recuperato da eBay, questo libro, questa diplomazia contemporanea del 58, dove ci sono tutti i trattati dell'inizio del Novecento, più o meno, tra cui c'è quello di cui ci hai detto poco fa. No, è fondamentale, hai detto bene, perché insomma è importante, ecco, giusto, è stato bene. Vado a memoria, se non sbaglio era l'articolo 4, vado a memoria. L'articolo 4, hai detto benissimo, l'articolo 4, no, ma questa è la dimostrazione che fa bene, giusto, quel cittadino, quel telespettatore, anche se alla fine ha messo una frase, ma... voglio dire, ha posto una domanda e più che altro la risposta è arrivata. Se vuole approfondire, può andare su Google e trovare il trattato che è scritto nero su bianco e quindi troverà le risposte. Ecco, questa è la dimostrazione. Cioè, il lavoro che fai tu, che faccio io, che facciamo, perché siamo tante le persone che operano nel dare le notizie giuste con la verità giusta, è proprio questo, ecco, dare le risposte giuste alle persone che pongono dei dubbi o pongono delle domande. Io quello che dico alla gente, insomma, studiate ragazzi, studiate la storia, studiate il diritto internazionale, studiate, approfondite, poi ovviamente potete e benissimo... non fidatevi di quello che sentite, perché nel discorso che abbiamo detto l'altra volta da Santoro, lui dopo parla per 30 minuti dicendo che gli americani hanno 4 milioni, se ricordo bene, di carcerati. Io così per dubbio, sarà che sono un sospettoso, sono andato a vedermi una decina di studi sul numero di carcerati in America e andava tra 1 milione e 2 milioni e mezzo. Rimangono comunque quelli che pro capite hanno il più alto numero di carcerati al mondo, però io mi sono chiesto perché uno deve sparare il doppio, il triplo della cifra reale, quando poi uno con 10 verifiche di studi online in mezz'ora può controllare tutto quello che vuole. Forse perché contano sul fatto che qualcuno non verifichi, lo so, sono un gran rompicoglioni, ma... Secondo me spesso gonfiano, a mio parere, per giusto porre un giacchiuse a quel determinato soggetto di diritto internazionale, sono appunto gli Stati Uniti. Voglio ricordare, insomma, che negli Stati Uniti ci abbiamo avuto anche molti italiani che sono immigrati, anzi ancora oggi molti vanno negli Stati Uniti per... trovare un lavoro, per sistemarsi, anche per fare carriera, perché no, per imparare una lingua, eccetera. Poi, ripeto, nessuno è perfetto al mondo, nemmeno gli americani, siamo tutti imperfetti. Io ricordo, se sbaglio, ho fatto l'errata corrige la live dopo, quindi non mi faccio problemi. Il problema non è sbagliare, il problema è cercare di fare il lavoro migliore possibile con le fonti, e poi c'è sempre... Esatto, adesso che siamo, diciamo, in periodo di quaresima, proprio il Cristo pose la domanda... a Pilato, qui es veritas, qual è la verità? Cioè, perché Pilato voleva delle domande, però dava delle risposte un po', e quella è la domanda, cioè da quel qui es veritas sta a significare, va bene, tu parli di questo, ma mi dici la fonte, qual è la verità vera? Tu me la dici? Ma io ho sentito, ok, io ti posso dimostrare che quello che ti hanno detto è una chiacchiera, e te lo dimostro nero su bianco, va bene? Quindi... o almeno hai l'opportunità di farti un'opinione tua, perché magari la mia lettura è sbagliata, eh? Ora io non credo di aver letto più di 100 documenti sull'andamento della NATO, no? Per dire di quanto abbiamo ridotto le cose. Se 100 fonti mi indicano queste cose, sono tutti documenti ufficiali, white books e cose del genere. Esatto. Io dico, leggetevela anche voi e ditemi se non traite le mie stesse conclusioni, poi facciamo una media, se 90 sono d'accordo con me. Certo. Evidentemente la verità sta lì.
Assolutamente, anche perché le fonti ti danno, ripeto, un quadro chiaro, completo, dove puoi anche cancellare i dubbi che hai nella mente. Oggi invece accade che molta gente vive ancora nel dubbio, anche quel che può dire un certo Orsini, un certo Travaglio, eccetera. Però c'è gente che vive ancora, ma dice, ma quello che dice Travaglio è giusto, non è giusto? A volte, sai, si guarda soprattutto l'aspetto della notorietà del personaggio, e quindi il personaggio. Sì, molti amano un personaggio e quello che dice lui, puntuale. Sì, io dico sempre, uno, richiedete le fonti, perché io lo dico e lo denuncio qui. Io sento Orsini che dice nella mia analisi, io in questi 2 anni non ho visto un singolo paper, una singola fonte a testimonianza dei suoi ragionamenti. Poi magari sono giuste, ma le vorrei vedere. Vorrei confrontarle con le mie per capire come arriva al ragionamento opposto al mio. Sarebbe interessante, insomma, da capire. Ma lì il problema è il pubblico. È il pubblico che deve pretendere le fonti, e che non siano Wikipedia o qualche blog, ma centri studi seri, documenti ufficiali, trascrizioni e scannerizzazioni di documenti dell'epoca e cose del genere. Certo. Quindi io direi che dopo 2 ore ringrazio tantissimo Giuseppe, ringrazio lo sponsor, vi ricordo, se volete aiutarci, perché magari rinnovano queste Trade Republic, il codice mio lo vedete lì scritto, 46M7VBO, questo è il modo con cui potete supportare il canale. Io vi rimando a lunedì, dove parleremo ovviamente di tutto quello che è successo in questa settimana, nei 10 giorni precedenti le vicende belliche. Io di solito lascio accumulare un po' le cose quando non succede molto, perché non mi piace parlare di quello che succede sul momento. Molti mi chiedevano durante la live, ma parlerai di quello che è successo a Mosca? No, perché se non ho fonti, non ho modo di esprimermi, è inutile che faccia una live dedicata a Mosca, dove posso dirvi esattamente le stesse cose che potete leggere online, e quindi faccio solo clickbait, cioè vi porto dentro per tentare di cavalcare una questione di cui non so assolutamente niente. Io queste cose non le faccio. Bravissimo, va bene, e grazie davvero Mirko per questo invito. Io adesso tra un po' vado anche a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapi, saranno un po' raffreddate, ma non importa, sono sempre buone, sai, il nostro piatto prelibato, e quindi, perché la fame la sento. No, ti ringrazio, sono contento di essere stato qui con te, e ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno seguito questa tua interessante trasmissione, e sono convinto che continua sempre così, avrai sempre... Torneremo perché ogni volta che ci sarà una questione internazionale ti chiamerò. Quindi grazie a tutti quanti. Grazie. E buonasera. Grazie, ciao.